Buongiorno a tutti, benvenuti. Ultimo giorno di festival, ultimo giorno di conferenza stampa. Apriamo con il Torino Film Industry, incontro di chiusura di questa edizione live, anche se continuerà dal 6 al 10 dicembre la programmazione online. Qui con noi ci sono Stefano Franciadicelle, direttore del Torino Film Festival, Paolo Manera, direttore di Film Commission Torino Piemonte, Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema e in collegamento tra pochi minuti Angelica Cantisani del Torino Film Lab, che purtroppo non è riuscita a essere qui con noi. Allora, il Torino Film Industry in questi giorni di festival ha presentato un vasto ventaglio di iniziative tra pitch, panel, workshops, one-to-one e meeting. E qui, oggi siamo qui per un bilancio generale, diciamo, di questa quarta edizione che è stata realizzata grazie al lavoro in sinergia fatto da Film Commission Torino Piemonte, Torino Film Lab e Centro Nazionale del Cortometraggio. Un lavoro, diciamo, che ancora una volta testimonia la grande vivacità e la grande capacità di fare rete che ha il sistema cinema torinese. Per cui io, visto che il tempo non è tantissimo, entrerei appunto, come si dice, in medias res e lascerei subito la parola ai protagonisti di questa iniziativa e direi che lascerei la parola a Paolo Manera di Film Sì, ma Commission. hai già detto alcuni degli elementi costituenti di questo, che è un progetto che prevede tante persone. E per noi era importante che questo fosse all'interno di una rete di relazioni con le istituzioni di un cinema che a Torino, come quartieri generali, ma ha una visione nazionale e internazionale e non può prescindere da un collegamento con il Museo Nazionale del Cinema e il Torino Film Festival, che sono appunto per noi due punti di riferimento. Quindi in realtà do subito a Domenico De Gaetano, che ha seguito questo progetto, che nasce nel 2018, quindi l'ha seguito sia per quanto riguarda l'importanza per Film Commission che per il Museo Nazionale del Cinema, che per tutti gli enti. Sì, buongiorno a tutti. In effetti hai ragione Paolo, nel 2018 ho vissuto il progetto come vicepresidente della Film Commission e in effetti quello che si voleva fare era proprio creare una sorta di collaborazione molto sinergica con il Museo del Cinema, il quale vedeva naturalmente questa iniziativa come un'iniziativa in qualche modo esterna e poi, insomma, dopo un anno, insomma, poi sono diventato direttore del Museo Nazionale del Cinema e quindi a quel punto lì siamo riusciti a far sì che la sinergia tra queste due istituzioni fosse molto più forte, soprattutto molto più stretta. E vedo che di anno in anno in realtà si arricchisce, addirittura il Torino Film Industry all'inizio era soltanto pochi giorni, adesso dura praticamente per tutto il festival e quindi siamo contenti che due delle nostre attività, cioè il Torino Film Lab, che propone tutti questi laboratori di livello internazionale che si svolge negli stessi giorni e naturalmente il Torino Film Festival siano in maniera così sinergica, molto strette e collegate all'interno di Torino Film Industry. Naturalmente con al centro sempre la Mola Antonelliana, che è il simbolo della città di Torino e in qualche modo il simbolo cinematografico della nostra città. Dopo questa introduzione cedo quindi subito la parola Stefano a Stefano Franciadicelle, direi. Franciadicelle. Sì, grazie, grazie. Io anch'io testimonio l'entusiasmo per un'edizione ricchissima, perché voi sapete occuparvi egregiamente di chi permette la realizzazione dei film. Quindi noi ci siamo concentrati sugli autori, sugli attori, diciamo, sulla parte artistica dei film e siamo stati però felicissimi di sapere che i produttori dei nostri lavori erano splendidamente accolti dalle giornate ricchissime del Torino Film Industry, dove sono nati dei nuovi progetti. Quindi questo forse è la soddisfazione maggiore, cioè il festival non è solo un'occasione per presentare nuove opere e captare quell'energia, ma anche permettere ai produttori di essere qua per presentare il loro lavoro appena finito e di impostare il successivo. E questo è successo a tanti livelli diversi, produzioni grandi, produzioni piccoli. Il programma è stato molto ampio proprio per dare spazio all'innovazione a tutti i livelli. E poi, ecco, per noi è stato un grande piacere avere tante opere della Film Commission, sostenute dalla Film Commission Torino Piemonte nel programma. Cito solo i nomi degli autori che siamo stati fierissimi di accogliere, Daniele Gaglianone, Marini, Ponti, Turci, l'omaggio a Pietro Balla, purtroppo scomparso quest'anno, Paola Piacenza, e poi tutti gli autori di Piemonte Factory e Ciak Piemonte Che Spettacolo, che sono stati dei grandissimi eventi, innervati da voi. Grazie. Beh, grazie. Tutto questo è stato importante proprio perché avesse
un luogo comune, appunto. Torino Film Industry è un progetto che tiene insieme tante cose, le attività fatte da Film Commission Torino Piemonte con i suoi production days, ma appunto altri progetti che sono nati in tempi diversi, che però hanno un'identità comune, e il nostro lavoro è stato quello di sottolinearlo e potenziarlo, ed è il sostegno ai nuovi talenti, alle nuove idee, alla visione internazionale. E questo è stato, credo, appunto, evidente a tutti il lavoro di collegamento che abbiamo fatto come Film Commission per questo progetto, di collegare il livello di questo territorio con una visione globale, internazionale, su due anime, cioè sul discorso industry nel senso business, ma soprattutto nel senso di lavoro. Il lavoro, tutti i lavori, tutte le professionalità del cinema, credo che sia questo quello che ci tiene tutti insieme come visione, poi lavorando in modo diverso, lavorando da una prospettiva più focalizzata sui produttori locali, o lavorando su una prospettiva più focalizzata sull'attrazione degli interlocutori, però l'intendimento è comune, credo che questo sia stato il segnale comune. Questo su Torino Film Industry in generale. Faccio uno switch a quella che è la parte specifica dei production days, cioè i primi giorni. Ecco, Torino Film Industry, possiamo dire, siamo riusciti a creare un evento che corre in parallelo lungo tutta la durata del festival in presenza, però vorrei che fosse chiaro, Torino Film Industry non finisce qua. Questa è una piattaforma comune che abbiamo elaborato anche in senso di piattaforma digitale. Quindi questo discorso della piattaforma digitale significa dal 6 dicembre per tutta la settimana una serie di attività online, e quindi non solo i panel che sono stati presentati dai tre enti saranno riproposti a disposizione di tutti gli accreditati, ma ci saranno anche tutta una serie di meeting one-to-one online che si aggiungono ai one-to-one che sono stati fatti in questi giorni in presenza. Noi l'avevamo detto, questa è una doppia edizione, non era solo doppia per le sedi, no, che si stavano moltiplicando, ma doppia perché è una parte in presenza e, ribadiamo, separata, una parte online nei prossimi giorni. Crediamo che sia stato importante cogliere tutto quello che è il bene di quello che abbiamo imparato, no, della tecnologia, no, in questi lunghi mesi per sviluppare queste due cose. Production Days. Production Days è la prima parte, i primi 5 giorni di programmazione che sono stati curati direttamente da Film Commission Torino Piemonte, ma in collaborazione con tanti enti, da DoKit, Associazione Documentaristi Italiani, a Sotto 18, Cartoon Italia, Asifa, il Salone Internazionale del Libro, è stata una novità di quest'anno, CNA Cinema Audiovisivo Piemonte, ANAC, un progetto in collaborazione con Roma Lazio Film Commission. Sono tanti quelli che sono stati aggregati in questa parte del progetto Production Days. I dati, abbiamo avuto su questa parte 1500 accrediti, quindi superiore a quelli dell'anno scorso, ancora molto superiore a quella dell'edizione 2019, di cui 200 studenti provenienti da tutta Italia, 2500 presenze, sommando tutte le presenze dei vari panel. Quindi possiamo dire che è stato una numericamente per noi molto di successo. Quello che però crediamo sia importante non sono solo la quantità, ma la qualità degli incontri, la qualità del fatto che questa è un po' la caratteristica unica dei production days che abbiamo messo in moto, la trasversalità. Non è un evento chiuso solo per gli addetti ai lavori più strutturati, ma i production days di tutte le tre sezioni sono quelli, possiamo dirlo, anche per gli absolute beginners, giovani o meno giovani, ma comunque il luogo in cui nella stessa sala, nello stesso momento, sono presenti i decision maker dei maggiori distributori e produttori italiani, le maggiori istituzioni, Rai Cinema, Cinecittà, avete visto la quantità di nomi importanti che hanno vissuto insieme a persone che sono ai primi passi. Avete visto sull'accredito comune c'era un nome, non c'erano job title. I job title si sono chiariti nei giorni. Quello che ha detto Stefano credo sia molto importante: la possibilità di fare dispositivo per vendere e diffondere i progetti già realizzati e sostenere lo sviluppo e la crescita di nuovi progetti. Questo è stato il nostro fine, e appunto non è un finale, ci saranno anche nei prossimi giorni uno sviluppo in questo senso.
Ma l'idea è quella di far crescere continuamente questo progetto, mutandolo via via a seconda di quello che sono un settore cinema audiovisivo che non è mai stato così dinamico come in questi mesi. Grazie. Direi che se il collegamento è pronto, sì, possiamo passare la parola ad Angelica Cantisani perché ci spieghi, ci racconti il coinvolgimento del Torino Film Lab in questa iniziativa e il suo operato. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene, mi spiace molto non essere lì con voi. Sì, io non posso che confermare questa edizione piena di successi, sia in termini di numeri, sia in termini di qualità dei progetti, dei filmmaker che hanno partecipato al nostro meeting event. Anche noi abbiamo terminato da qualche giorno un'edizione un po' particolare per via ovviamente dei numeri ridotti, abbiamo avuto circa la metà degli ospiti che avevamo di solito, 200 professionisti che hanno incontrato 37 dei nostri progetti che hanno lavorato nei nostri laboratori durante tutto l'anno. Ci tengo però a sottolineare che i meeting, quindi la parte di business che siamo riusciti a realizzare è superiore a quelle delle edizioni passate, quindi siamo riusciti a realizzare 500 meeting in 2 giorni, che è un numero sicuramente importante e che dà un messaggio, un segnale molto, molto positivo per l'industria internazionale, perché nonostante le difficoltà di questo momento storico ci sono filmmaker e professionisti che vogliono portare avanti i loro progetti e raccontare le loro storie. Torino Film Lab non è solo un laboratorio di sviluppo, ma è anche un fondo di sostegno alle opere prime e seconde. Abbiamo attribuito ben 15 premi a 11 progetti per un totale di 240.000 euro, quindi una somma molto importante. E ci tengo anche a sottolineare che per la prima volta quest'anno abbiamo collaborato con Production Days, un'iniziativa per noi molto importante legata al territorio italiano, che è Alpi Film Lab, che è un laboratorio di sviluppo per sostenere e incentivare le coproduzioni tra l'Italia e la Francia, che ha avuto la sua presentazione finale all'interno di Production Days. Inoltre un'altra iniziativa molto importante, sempre realizzata con Production Days, è stata Up and Coming, un'attività dedicata a produttori italiani emergenti che stanno iniziando il loro percorso all'interno dei mercati di coproduzione internazionale. Quindi insomma anche per noi è un messaggio molto importante questo incremento delle attività che riusciamo ogni anno a realizzare in collaborazione con Torino Film Industry e, come già Paola ha ribadito, è solo l'inizio perché sulla piattaforma digitale avremo ben 2.000 professionisti che sono pronti a mettersi in rete e a relazionarsi e che purtroppo non saranno presenti a Torino, ma che siamo stati in grado di mettere in contatto su una piattaforma digitale. Quindi saranno in contatto e faranno il networking grazie comunque al sistema cinema torinese. Grazie Angelica Cantisani. Grazie. Passerei ancora la parola a Paolo Manera perché so che ha qualcosa da aggiungere per quanto riguarda lo short film market. Sì, purtroppo appunto Eugenie Botteroa e Enrico Vannucci non sono qua in questo momento perché sono in corso i lavori del Torino Short Film Market a chiusura, cioè per un contrattempo non sono qua e quindi tocca a me, oltre a ricordarvi, chiudo ancora su un discorso dei luoghi che sono stati citati, è stato importante appunto avere dei luoghi come il Circolo dei Lettori e il Museo Nazionale del Risorgimento, che è stato veramente credo un game changer, un ruolo di grande importanza per, non solo per le dimensioni ma per il senso del progetto. Vado sullo Torino Short Film Market, il Torino Short Film Market che ha condiviso anche questa location non è qua, leggo il loro virgolettato che coglie effettivamente quello che sono i risultati di Torino Short Film Market, che è stato un elemento pivotale, un punto di svolta in tutte le edizioni, ed eccolo qua, da Enrico Vannucci e Eugenie Botterò, direttori del Torino Short Film Market. Siamo felici di aver riportato Torino Short Film Market in presenza a Torino. Per 3 giorni le sale del Museo del Risorgimento, di Palazzo Cisterna, del Circolo dei Lettori e del Museo Nazionale del Cinema sono state affollate da centinaia di accreditati provenienti dall'Italia e dall'estero.
Questi 3 giorni ci hanno dato la conferma che il circuito del cortometraggio internazionale continua a essere una fucina inestimabile di nuovi talenti da scoprire e da portare sotto i riflettori. Inoltre, la diversità dei progetti presentati e delle tematiche affrontate durante i panel, nonché una notevole presenza femminile, hanno reso Torino Short Film Market come un punto d'incontro in cui più voci hanno potuto dialogare tra loro. 7 sessioni di pitch, 7 panel, un keynote, un workshop, un counter in focus, 120 one-to-one, 2 spazi di XR showcase, dichiarano Enrico Vannucci e Eugenie Botterò. Questo è tutto per quanto riguarda dati, nomi no, perché sarebbe impossibile citare tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, però io credo a nome di tutti gli staff, di ringraziare di tutti gli staff, tutti i volontari che hanno lavorato a questo progetto. È stato un lavoro anche questo, credo, di squadra, che è un altro degli elementi qualificanti di questo progetto. Credo, se ci sono ancora spazio per delle domande, o forse no, lascio a te. Se c'è una domanda, abbiamo tempo, se no direi che andiamo verso la conclusione, perché abbiamo ancora le altre conferenze che stanno incalzando. Che il bilancio di questa... di oggi, di questa iniziativa che è arrivata alla 4ª edizione, non fa che confermarne il successo e quindi non potrà che crescere e avere degli obiettivi sempre più ambiziosi, almeno questo è quello che ci auguriamo. Grazie a Stefano Francericelle, Paola Manera, Domenico De Gaetano. Buongiorno, allora cominciamo con la conferenza stampa dell'Angelo dei Muri di Lorenzo Bianchini, a cui diamo il benvenuto. La proiezione fa parte del programma Le Stanze di Roll, di cui parleremo fra poco. Do il benvenuto però anche a Thomas Bertacche, che è produttore per Tucker Film, e Federico Pedroni, produttore Rai, che accompagnano il film, insieme a Sabrina Baraccetti, che è produttrice, Samantha Faccio, anche lei produttrice, Michela Bianchini, sceneggiatrice, insieme a Fabrizio Bozzetti, e un benvenuto anche a Vanessa Donnelly, che è autrice delle musiche del film. Buongiorno, grazie ovviamente per essere con noi quest'oggi. Come vi dicevo, il film fa parte di una sezione della vasta programmazione del Torino Film Festival, di questa 39ª edizione, di una sezione a cui teniamo particolarmente, che è Le Stanze di Roll, che è una fortuna avere per quest'anno, secondo anno di seguito se non sbaglio, perché è qualcosa che va al di là di una semplice rassegna di genere. La ricerca che Piermaria Bocchi, che è curatore di questa parte del festival, Festival è una ricerca, come sempre, come tutto quello che fa Piermaria, attenta e molto coraggiosa. Per cui io pregherei di dare il microfono a Piermaria Bocchi in modo che possa introdurre e fare un discorso, diciamo, breve sulla selezione di quest'anno delle Stanze di Roll, e poi porre l'attenzione invece sul film di Lorenzo Bianchini, L'Angelo dei Muri. Quindi, prego, grazie. Grazie Federico. Allora, le stanze si chiudono oggi ufficialmente con l'anteprima mondiale di un film italiano e sono molto contento. La mia ambizione, durante la selezione delle Stanze di Roll, la mia ambizione era cercare, e l'ho detto ripetutamente introducendo ogni film, e so che mi ripeto e mi scuso anche per questo, però la mia ambizione era quella di cercare di capire un po' di più quello che ci sta accadendo intorno, attraverso il privato dell'individuo, attraverso il privato del soggetto. E quindi, quando ho visto il tuo film, Lorenzo, mi è parso così rappresentativo di tutto quello che stavo cercando di fare e avevo l'ambizione di fare con le Stanze di Roll quest'anno, che non ho potuto far altro che pensarlo in chiusura di una sezione del genere, perché niente di meglio del tuo film, dell'Angelo dei Muri, mi è parso così intelligente, capace davvero di capire un po' quello, davvero, senza magari dare risposte scontate, e anzi forse anche senza dare risposte, però cercare di capire davvero quello che accade intorno a noi, però ripiegandosi in un soggetto unico, in un certo senso, un'unità di luogo addirittura nel tuo film, cioè un solo appartamento, e un protagonista assoluto. Quindi niente di meglio dell'Angelo dei Muri per chiudere queste stanze di Roll. Questa è stata la mia ambizione con la selezione di quest'anno, e allora mi piacerebbe capire
da te se ci ho visto giusto, cioè se secondo te questo film può rappresentare davvero la chiusura di un cerchio che è quello nella mia testa in un certo senso e che spero sia evidente con la selezione, e poi potrei lanciare, se posso, facendoti la domanda più scontata, perché cioè, ci conosciamo un po' da tempo, però ho avuto una sorpresa a vedere questo tuo film, perché mi sembra molto diverso rispetto ai tuoi precedenti, e vorrei capire da Leaders Quadrati di Tre a questo che cosa c'è in mezzo e perché si è arrivato all'angelo dei muri. Beh, allora, secondo me, intanto ti ringrazio per le belle parole, per la presentazione, e ringrazio anche il Torino Film Festival per averci ospitato in questa cornice importante, siamo onorati di questo. Credo che il tuo pensiero rispetto alla chiusura sia effettivamente indovinato, e anche dello studio dell'individualità della persona. Infatti tu parli di percorso, effettivamente c'è stato anche un percorso che mi ha portato a scrivere una storia insieme a Michela e Fabrizio, come questa dell'Angelo dei Muri, che è comunque iniziata già con un film che feci nel 2007 che si intitolava Occhi e che aveva a che fare con la descrizione, i primi tentativi di descrizione di una solitudine, di una solitudine fisica e di una solitudine psicologica poi dei personaggi, che era supportata da una rarefazione poi anche delle cose che stanno intorno ai personaggi e dalle parole, dai dialoghi, cioè un sottrarre per rendere effettivamente sempre più solo l'individuo. In questo film c'è effettivamente una chiusura, c'è la chiusura del protagonista, una chiusura fisica che lo porta paradossalmente poi ad avere una sorta di apertura, un'esplosione di quello che lui aveva chiuso poi nel suo animo, che aveva sepolto nella sua memoria, e che si trova invece ad esplodere, ad espandersi, no? Quindi una sorta di contrapposizione rispetto a quello che dovrebbe essere la solitudine, a quello che dovrebbe poi comportare la solitudine verso la nostra sensibilità, una solitudine che ti porta ad una sorta di introspezione. Questa introspezione invece fa esplodere il tuo mondo interiore, il tuo passato, i nodi risolti, le cose che ti hanno fatto soffrire. E quindi effettivamente ci sta come insomma, chiusura di un percorso tuo nel festival, ma forse anche mio, perché dopo appunto Occhi, in cui avevo cominciato a tentare di descrivere con le immagini soprattutto le solitudini, poi c'è stato anche un altro film che Oltre il Guado, girato nel 2019, che anche qui c'era sempre la persona sola, una persona sola che si trova a vivere in un mondo perduto, c'era la storia di un paese abbandonato, quindi senza nessun altro, è completamente isolato. Anche lì si parlava poco, c'erano pochissime parole, effettivamente quando si trova solo poi sei solo con i tuoi pensieri, con le tue paure, con i tuoi fantasmi. E con l'Angelo dei Muri poi c'è l'apice, perché effettivamente il protagonista non pronuncia più nessuna parola e si trova a vivere in una sola location. Poi la sfida era anche questa, no? Riuscire a descrivere questo disagio interiore e questa solitudine soprattutto con le immagini. Lasciando perdere i dialoghi, lasciando perdere tutto quello insomma, che fa da contorno di solito di un film, giocando molto con delle musiche eleganti rarefatte anche queste, e poi con tutto ciò che noi percepiamo quando viviamo le nostre solitudini. C'è una persona vecchia, sola, che già ti trasporne comunque in un mondo di solitudine. Questo appartamento all'ultimo piano di questo edificio austro-ungarico, insomma, che evoca un isolamento, già il luogo evoca un isolamento. E qui c'è tutto un mondo anche di suoni e di rumori, un vecchio appartamento, gli scricchioli. Quindi sì, voglio dire, secondo me è azzeccata come insomma, chiusura di un percorso mio e anche forse di questa avventura delle stanze di Roll.
Allora, Pier Maria giustamente citava anche l'Idris Quadrade di Tre, Lorenzo ha citato anche Oltre il Guado. Per noi, diciamo, spettatori, è un piacere vedere il cinema personale, personalissimo, di Lorenzo Bianchini crescere di film in film. E questo è supportato ovviamente da un lavoro di produzione. Io chiedo a Thomas Bertacchi, che è qua come produttore di Tucker Film, l'importanza di un film come L'Angelo dei Muri, quindi il lavoro che avete fatto in collaborazione con Lorenzo. Noi non siamo probabilmente né produttori né distributori, siamo degli esercenti cinematografici e insieme a Lorenzo abbiamo fatto la nostra prima esperienza distributiva, che era appunto l'Idris Quadrade di Tre, Radice Quadrata di Tre, un po' di anni fa. E quando Lorenzo ci ha chiesto, ha voluto passare dal suo modello produttivo solito, che era quello del guerriglia production, no? Questi film fatti con 5, 10, 15 mila euro o anche forse 5 milioni di lire il tempo di Idris Quadrade di Tre. E quando Lorenzo ha voluto provare a fare invece una produzione standard, la produzione richiesta ai fondi, al ministero, al Film Commission, alla RAI, per noi insomma è stata esaltante l'idea di tornare a lavorare con Lorenzo, di provare quello che per noi è una sfida, perché questo è il primo film che abbiamo prodotto. E devo dire grazie a Federico, perché la presenza di Rai Cinema su questo tipo di produzioni è fondamentale e non è scontata, perché Lorenzo non ha mai fatto un film canonico, voglio dire. Quindi voglio dire che c'era anche un interesse nei confronti di un cinema che non appartiene a quello che è la distribuzione e la produzione normale, insomma. E poi niente, credo che abbiamo avuto solo la sfortuna che quando il film era pronto è arrivato il Covid e quindi abbiamo perso un anno e mezzo per questo, ma per il resto è stato molto bello. Il Covid ovviamente ha bloccato moltissime delle produzioni. Stessa domanda a Federico Pedroni, che è invece produttore Rai. Anche in questo caso l'importanza per la Rai di allargare la propria proposta con un cinema che ovviamente, grazie anche al lavoro di Pier Maria qua a Torino, noi difendiamo e portiamo avanti da sempre, ma che sicuramente è una proposta particolare. Ce ne vorrebbero di più ovviamente, però insomma il lavoro in questo caso vostro è importante. Ma sì, adesso i ruoli dei produttori in queste conferenze stampa sono sempre che devono fare dire la pappardellina semplice, però non perché ci siano gli sceneggiatori qui, ma questo film, diciamo, ha avuto una storia virtuosa, poi ha avuto la sfortuna del Covid, come diceva Thomas, e quindi è rimasto un po' fermo, però è stato un film di poche parole, come diceva Lorenzo, ma un film di cui ci siamo innamorati già in fase di sceneggiatura, non lo dico perché ci sono gli sceneggiatori qui, ma era un film molto chiaro, molto, molto diretto, molto interessante. Tra l'altro poi il Covid gli ha rallentato delle cose, ma vederlo anche dopo questi due anni, un film del genere, secondo me assume anche dei significati particolari e interessanti, perché un film pieno di strati, pieno di cose, era veramente una sceneggiatura che, conoscendo io personalmente in parte il lavoro che Lorenzo aveva fatto, ma mi sembrava proprio un bel modo di fare un film con un pochino più di possibilità, ma mantenendo quella libertà autoriale che lui ha sempre avuto. Era un film di genere, quindi un film di... Noi a Re Cinema cerchiamo di avere il più ampio spettro possibile di interesse e di lavoro su certo cinema italiano, però è stato veramente un lavoro dal nostro punto di vista molto facile, perché poi le questioni produttive se le sono gestite loro come cosa, però è stato un progetto che dall'inizio, e su questo Thomas può confermare, c'è stato proprio un accordo immediato, poi le modalità, le cose sono cose che vengono dopo, ma proprio era molto chiaro quello che si voleva fare, era molto chiaro il discorso che, per tornare a Pier Maria, che lo rende poi un film perfetto di chiusura per una sezione del genere, un film che ragiona coi generi, che adesso non voglio fare il critico, però che ragiona coi generi, che riesce a spiazzare, che dà delle cose, quindi insomma dal nostro punto di vista intercettare il percorso autoriale e il percorso produttivo di un'operazione così a suo modo particolare e unica è stato a suo modo molto facile. Cioè, sono molto contento di essere qui, perché
vuol dire che ha funzionato tutto quello che doveva funzionare, insomma. Certo, allora è già stato, diciamo, detto tra le righe, però la capacità, la bellezza del cinema di genere è quella di saper leggere e rimodellare anche il quotidiano, il presente. Io chiedo a Lorenzo Bianchini qual è stata l'ispirazione che l'ha portato a scrivere, ovviamente con gli sceneggiatori che sono presenti, Michela Bianchini e Fabrizio Bozzetti, invece il soggetto e poi la sceneggiatura dell'Angelo dei Muri, se c'è stato, appunto, non so, un momento in cui hai detto ecco, ho l'idea dell'Angelo dei Muri. Ma diciamo che si sente? Diciamo che ho sempre avuto, per quanto riguarda la costruzione di un soggetto e poi la relativa sceneggiatura, come scintilla un'immagine. Per questo è stato un po' diverso. Io ho dei ricordi d'infanzia rispetto alla chiusura di cui si parlava prima, che hanno a che fare con una suggestione che mi ha sempre dato il paese dove ho vissuto gran parte della mia infanzia, comunque un paese di montagna, con tutta la ricchezza poi di leggende che può evocare nella mente di un bambino, no? C'era questa casa dei nonni, quindi stanze molto ampie, corridoi molto, molto lunghi, che è un po' lo specchio di quella stessa casa in cui il vecchio Pietro poi viene a vivere la sua avventura. E da bambino sognavo sempre di ritagliarmi una sorta di angolo magico in cui nascondermi e viaggiare un po' con la fantasia, estraniarmi dalla realtà che circondava, una sorta di protezione, diremmo materno. Questa era un'idea di base, era una sorta di, appunto, imprinting che mi portavo dietro da tempo. Poi abbiamo cominciato a parlarne con Michela, con Fabrizio, ed è diventata poi la storia che è diventata. Quindi c'era una sorta di immaginario che già conservavo dentro di me, che poi dopo è stata rivisitata, rivista ovviamente da adulto. E c'è stata la fase, appunto, del soggetto, quindi l'ideazione di come doveva poi, di dove doveva andare a parare questa storia, e poi la conseguente, insomma, il conseguente sviluppo della sceneggiatura. Poi la storia è abbastanza semplice e la sfida un po' era anche quella, raccontare una storia così minimale in tutti i suoi aspetti, no? Così rarefatta, e riuscire a sostenere i tempi di un film con realmente un solo attore principale, appunto, che non parla mai, e una sola location. E quindi speriamo di aver dato di dare le emozioni che si voleva dare con questo film. Poi due parole anche sulle stanze di Roll, che ho molto apprezzato quando ho letto anche poi la tua idea su come volevi travalicare poi i confini a cui il genere di solito è relegato, no? Effettivamente con queste scelte, con questo mix tra gli stilemi un po' del genere e anche quelli del film d'autore, hai veramente dato spazio a quello che dovrebbe realmente essere il film di genere. Col genere, secondo me, con questo linguaggio, puoi esplorare mondi che sono veramente pazzeschi, universali. Puoi descrivere i fantasmi, non sempre quelli che siamo abituati a vedere, no? Ma i fantasmi propri, veramente i fantasmi della tua mente, che sono poi le tue paure, no? Quello che ti porti dentro, quello che esplode quando, per riagganciarci al discorso della solitudine, sei realmente solo, no? E quindi è una scelta molto bella. Hai dato dignità, secondo me, al film, al genere, che può descrivere patologie mentali, cioè veramente è legato alla realtà che stiamo vivendo anche adesso, le paure che abbiamo vissuto, come dicevi anche tu, sono veramente legate a questo film, all'Angelo dei Muri, che potrebbe essere contemporaneo, fatto proprio veramente prima di questo periodo oscuro che abbiamo vissuto, e che appunto dà dignità al cinema di genere. Cioè veramente hai fatto in modo che questi confini, insomma, hai abbattuto questo muro, no? Questa cosa. Lasciatemelo dire, sono 20 anni che Pier Maria fa questi discorsi, quindi finalmente, cioè, conoscendolo bene, diciamo che mi sembra che ci stiamo trovandoci in una situazione che
su cui, cioè, non è casuale, ecco, insomma. No, no, quello sicuramente. Non so se Pier Maria vuoi aggiungere ancora qualcosa rispetto ai complimenti ricevuti da Lorenzo, ma peraltro insomma meritatissimi, anche perché, come abbiamo detto inizialmente, la rassegna delle stanze di Roll al secondo anno, oltre ad aver azzeccato il nome perfettamente, è anche in grado appunto di saper trovare qualcosa che vada al di là del genere semplice, ma che faccia un discorso poi coerente con quello che stiamo vivendo. Io chiedo se ci sono domande dalla sala, prego. Arriva. Buongiorno, Ghironi, Cinedams. Volevo chiedere a Lorenzo Bianchini se con questa nuova modalità produttiva fosse cambiato qualcosa a livello proprio di prassi lavorativa, non tanto a livello creativo, perché come hanno detto i produttori ti è stata concesso libertà nella tua visione artistica, ma se proprio si sia aggiunto qualcosa magari a livello promozionale post film o magari per lanciarlo o semplicemente in post produzione, insomma se qualcosa si sia aggiunto e se tu ti sia adattato bene e abbia colto qualcosa di nuovo che prima magari non riuscivi a fare. Grazie. Beh, questo sicuramente sì, è indubbio, e la mia formazione comunque è una formazione che ha a che fare con sono un autodidatta. Le cose che ho fatto in passato sono sempre legate a budget, come diceva anche prima Thomas, inesistenti, quindi gioco forza mi sono dovuto occupare, ed è stato anche un bene, una bellissima esperienza, di tantissimi aspetti che riguardano la costruzione e il confezionamento di un film, quindi badi a tutto. In questo caso è chiaro che il fatto di essermi trovato a lavorare con una produzione vera e propria ti sgrava da un sacco di lavori di cui prima dovevi occuparti e che portavano magari via tempo alla creatività, cioè quello per cui fare il lavoro registico. E questo è stato un passo importante, cioè è stato un passo che mi ha anche permesso di lavorare con delle persone di un certo livello, che ovviamente prima non sarei potuto permettermi. Lavorare con Pierre Richard, che poi ha scritto un po', è una star francese che ha scritto la commedia francese, è stata per me un'esperienza bellissima, una persona veramente splendida, alla mano, che ha dato tanto, ha dato forma proprio con la sua espressività alle visioni, no, che avevo e che erano in sceneggiatura. Quindi questa è stata una ricchezza, cioè un elemento che ha portato sicuramente qualità al film. Poi ho avuto l'opportunità di lavorare con Peter Zettlinger alla fotografia, quindi unito a doppio filo con Herzog e con tutti i film splendidi che hanno insomma calcato i festival più importanti a livello mondiale. E quindi è chiaro che, e poi con tutta la truppa anche che ovviamente ti supporta e che ti dà la possibilità di badare soprattutto insomma all'aspetto registico, alla scenografia, cioè a quello di cui mi sono occupato. E quindi il salto di qualità ovviamente c'è stato. L'idea è comunque di continuare, no? Ci sono altre idee nel cassetto, ci sono altre cose, continuare a percorrere questo, diciamo, sentiero tradizionale di produzione, che gioco forza comunque prevede dei tempi dilatati, poi alla fine per tirare sui budget è chiaro che devi aspettare. Quindi diciamo che continuerò a muovermi su questi due fronti paralleli, quindi portare avanti il percorso tradizionale e, perché no, anche continuare con anche delle produzioni autogestite come facevo prima, che mi permettono di continuare a sperimentare e a fare delle cose in tempi molto più veloci, insomma. Quindi è stata comunque un'esperienza straordinaria. Ogni film è un'avventura, è una bolla, è un qualcosa di magico, no? Lo vivi da solo, lo vivi con con poche persone e c'hai delle emozioni, poi le vivi con una troupe vera e propria e è un altro tipo di emozione. Però sono delle avventure meravigliose, insomma, anche quello che ci sta dietro.
Allora, il cinema di Lorenzo Bianchini, quando lo scopri, c'è un piacere, parlo personalmente con Radici Quadrate di Tre, però c'è un piacere nel fatto di trovare qualcuno che in Italia riesce a fare un cinema di genere che sia ovviamente presentabile poi nei festival di tutto il mondo, in giro per i festival e tutto. E, anzi, poi il percorso è stato proprio quello, da Radici Quadrate di Tre, poi siamo arrivati appunto a Custodes Bestie, Oltre il Guado, adesso con L'Angelo dei Muri. E il tuo rimane comunque sempre un cinema estremamente personale, legato a determinate zone, e un cinema che, diciamo, fai solo tu in Italia, e che appunto viene apprezzato poi in giro per il mondo. Io ti chiedo semplicemente se ti senti appunto da solo a fare questo genere, se in questo cinema in Italia, se hai qualche altro rapporto con registi, se ti senti appunto parte, tra virgolette, di quello che potrebbe essere definito una scena cinematografica, oppure sei un solitario, un lupo solitario che si muove nel cinema. No, non mi ritengo un solitario, penso che ci sia tanta gente che comunque vuole, cioè, che fa film di genere che poi in Italia è soprattutto frequentato dagli indipendenti, no? È difficile poi trovare loro, infatti la sfida era proprio anche questa, ringrazio la produzione per aver creduto in un film che secondo me anche dal punto di vista commerciale funziona, ma che probabilmente qua in Italia è poco considerato ed è un peccato. No, ce ne sono tanti. Poi ognuno esprime e racconta queste paure di cui si parlava prima a modo suo. C'è chi preferisce raccontarle attraverso la deformazione fisica, no? Delle cose, mostrando le paure attraverso corpi, mostri. C'è chi invece preferisce raccontarle attraverso suggestioni che hanno a che fare con paure un po' più psicologiche, no? Paure un po' più nascoste, quelle forse anche più reali. E per me le ghost story sono la maniera più elegante di raccontare una sorta di continuità spirituale, no? Di continuità della vita oltre la morte. C'è questo limbo, no? In cui ci sono queste speranze in questo limbo, che è proprio il confine che sta oltre la morte, da cui traiamo, no, le nostre paure, da cui vengono costruite queste figure mitiche, mitologiche, che ci permettono di sognare che ci sia qualcosa oltre la materia del mondo che stiamo vivendo. E quindi io lo racconto così, come una sorta di sogno, come una sorta di estraniarsi, una sorta di speranza, no, di che ci sia una continuità dopo la morte, ecco. Certo. Allora, la fortuna di avere Pier Maria Bocchi per anche quest'anno per il Torino Film Festival con la programmazione delle Stanze di Roll. Il regno era quello del Cinema Lux, dove avete incontrato Pier Maria in questi giorni. Oggi si conclude con la proiezione dell'Angelo dei Muri di Lorenzo Bianchini, che ringrazio per essere con noi. Ad accompagnarlo Vanessa Donnelly, che è autrice delle musiche, Fabrizio Bozzetti insieme a Michela Bianchini, sceneggiatori, Samantha Faccio e Sabrina Baraccetti per la produzione. Al tavolo appunto Federico Pedroni per la RAI, Tucker Film invece Thomas Bertacche, e ancora Lorenzo Bianchini, regista dell'Angelo dei Muri. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ci siamo? Comincia una nuova conferenza stampa, 39esima edizione del Torino Film Festival. È un piacere avere con noi Marco Ponti, che gioca in casa, come sapete. Marco Ponti, che quest'anno utilizziamo per ben due volte, sfruttiamo qua in conferenza stampa per ben due volte, perché porta al festival ben due film, il restauro di Santa Maradona, film ovviamente importantissimo, per quindi Back to Life, la sezione del Torino Film Festival, mentre per Fuori Concorso, L'Incanto del Reale, un documentario di 27 minuti, se non ricordo male, che è Il mio anno stranissimo, che è stato presentato ieri, che potete trovare in programmazione ancora in questi giorni. Partiamo proprio da il mio anno stranissimo. Io chiedo a Marco di raccontare la storia di questo film, che mette insieme le voci di alcuni bambini durante appunto l'anno che tutti noi abbiamo cancellato, l'anno stranissimo, il 2020. Prego Marco Ponti. Si nasce da una esigenza molto semplice. Erano i giorni in cui eravamo tutti chiusi in casa ed eravamo prigionieri delle news, dei numeri e delle tragedie e di tutta una paura che attanagliava la nostra vita. E io mi ero reso conto che alla fine ascoltavamo
tutti, ma non ascoltavamo i bambini, non ascoltavamo i ragazzini, che erano quelli che erano più colpiti dal punto di vista emozionale, perché vivevano una cosa che non erano totalmente in grado di capire, se non appunto esposte a delle news spaventose. E allora con Daniele Segre e Daniele Di Cicco della Red Ibis abbiamo avuto questa idea di fare un documentario dove fondamentalmente dicevamo ai ragazzi: raccontate quello che vi pare, ma lasciate fuori dalla stanza i genitori, lasciate fuori dalla stanza qualunque tipo di influenza adulta, dite quello che sentite veramente nel cuore. È venuto fuori un lavoro molto interessante che Rai Ragazzi ha preso e verrà messo in onda questa sera alle 21:55, credo, e devo dire che per un regista lavorare con i bambini che hanno carta bianca è una delle esperienze più belle della vita, perché comunque abdichi al totale controllo e lasci che comandino loro, e quindi è un'immersione nella fantasia e nella magia per la quale io mi ritengo privilegiato. Ieri l'ho fatto vedere ai ragazzini e mi hanno fondamentalmente detto: sì, vabbè, dai, per essere un vecchio ce l'hai fatta, e dunque sono soddisfatto, ecco. Giustamente è stata pronunciata anche la frase ok boomer, o ti hanno... No, però questi qui, io ero una figura un po' fantasmatica per loro, e quindi non sapevano bene chi avrebbero incontrato, e uno ho detto: ma come ve l'aspettavate sto cavolo di regista? E una bambina mi ha detto: beh, io me l'aspettavo con i capelli. Invece pensa che non sanno che è una scelta estetica ben precisa. Sì, sì, diciamolo. Certo, allora, il Milano Stranissimo ovviamente utilizza poi bambini tutti della zona, quindi ancora una volta abbiamo il piacere di poter dare la parola a Paolo Manera, che ci spiega anche qual è stata poi la collaborazione con Marco per il Milano Stranissimo. Ma per questo progetto, ancora una volta, Film Commission Torino Piemonte ha lavorato sui tre ambiti suoi: noi diciamo sempre i servizi, i fondi e gli eventi. In questo caso c'è stata una prima parte di dialogo, di confronto, in cui con Marco Ponti e con la casa di produzione si è parlato di questo progetto e si è collaborato in modo fattivo. Ad esempio, la call da cui partiva questo progetto è stata anche diffusa attraverso i nostri canali, il nostro sito, i nostri social. Il progetto, i diciamo casting che facevano nascere questo progetto. In seconda fase il progetto è stato sostenuto dal Piemonte Doc Film Fund, che sapete da 2007 il fondo di sostegno al documentario. Ecco, credo che questa edizione del festival abbia mostrato molto chiaramente, attraverso i tanti titoli sostenuti da questo fondo, come cinema documentario voglia dire tante cose, anche apparentemente molto diverse, se pensate ai film di Daniele Gaglianone, di cui abbiamo parlato ieri, quello di Marco Ponti, quello di Tuoci su Streller, quello di Paola Piacenza con Domenico Quirico e così via, no? Ecco, credo che i film di Marco rappresenti un esperimento. Di fatto esperimento si trattava da un punto di vista realizzativo, produttivo, di collaborazione molto molto bello, che ha messo insieme tanti talenti del territorio, e quindi il fondo è stato il sostegno finanziario che si è affiancato a quello, all'intervento di Rai Ragazzi e di tutti gli altri, e l'investimento delle case di produzione, sia stato un secondo step. L'ultimo step, siamo felici di accompagnare autori, produttori, protagonisti nei festival internazionali, nei momenti di mercato, e quindi si è in qualche modo fatto tutto questo 1-2-3, no? per dirla in termini sportivi, no? Se vuoi. Tutto il percorso, preciso. Allora, oltre al Mio Anno Stranissimo, il Torino Film Festival quest'anno, nella sua 39esima edizione, il Mio Anno Stranissimo fondamentalmente è il futuro, visto che dà la parola ai bambini. Invece torniamo indietro nel tempo, back to life, con il restauro di Santa Maradona. Domanda ovviamente forzata per Marco Ponti: l'importanza che assume oggi un film come Santa Maradona, che fortunatamente possiamo tornare a vedere in sala. Ma guarda, nel 2019 con Libero De Rienzo ci eravamo detti di festeggiare il diciannovennale del film, perché ci sembrava che il ventennale fosse per i film veri, quelli seri, e noi non eravamo iscritti a quel club. E
Poi come sempre accade, accadono imprevisti. Il primo imprevisto è stata la pandemia che ci ha spostato di un anno, e poi quest'estate il terribile lutto che ci ha colpiti, la perdita di Libero. A questo punto io non sapevo, ovviamente non avevo più intenzione di fare nulla, però poi invece in qualche modo dire no, il cinema nasce con l'idea di fermare il tempo e rendere immortali chi ci lavora, e dunque era il momento giusto. A questo punto interviene provvidenziale una telefonata di Domenico De Gaetano che mi dice: senti qua Marco, ma che ne dici di proiettarlo? Io avevo in cantina una copia a 35 mm insieme alle bottiglie di Barolo e mi chiedevo qual era invecchiato meglio. Domenico si è occupato, si è preso uno sbattone che è veramente spaventoso per scoprire dov'era il negativo, che era tipo il magazzino dell'Arca Perduta. Hanno recuperato il negativo con l'Augustus Color, hanno scannerizzato il negativo, abbiamo rifatto una masterizzazione 4K, e a questo punto avevamo di nuovo il film, e grazie al festival, a Stefano che ci ha invitati, e grazie al pubblico, perché comunque abbiamo venduto tutti i biglietti, c'è un sacco di gente incazzata che non ha il biglietto e io continuo a dire, cioè, se la pigliano con me, cioè, come se io gli avessi venduto i biglietti, ma perché? Bravo. Siamo noi che diciamo che in effetti per i biglietti bisogna rivolgersi a Marco Ponti, così almeno per una volta diciamo che è stata messa in giro questa voce, ne sono consapevole anch'io. Allora, Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema ovviamente, e racconta la tua versione di questa telefonata che c'è stata tra te e Marco, e anche a te ovviamente io chiedo l'importanza, per te ovviamente Chiara, di spiegarci l'importanza quindi del lavoro fatto su Santa Maradona. Sì, ma dunque noi come Museo del Cinema noi possediamo una copia in pellicola in 35 mm del film, buono stato ma non in ottimo stato, non essendoci un DCP, cioè paradossalmente un film appunto di 20 anni fa ma che non esiste perché è stato girato in pellicola, e quindi diventa difficile a quel punto proiettarlo nei cinema, cioè noi possiamo farlo ma per gli altri cinema diventa un po' più difficile. Ho telefonato a Marco perché mi sembrava insomma che potesse essere un buon punto di partenza anche per il nuovo laboratorio di digitalizzazione delle pellicole che abbiamo aperto all'interno della Cineteca del Museo, il fatto di non occuparci soltanto di cinema muto, di cui il museo naturalmente conserva un patrimonio inestimabile e unico al mondo, ma di iniziare effettivamente a occuparci anche del cosiddetto cinema contemporaneo, attraverso delle opere che fossero legate naturalmente a Torino e naturalmente che fossero anche in qualche modo in sintonia con il festival, e direi che il film di Marco in qualche modo era assolutamente perfetto per dare davvero un segnale importante per quanto riguarda tutto ciò, per cui ci siamo sentiti, l'ho chiamato, lui ha subito dimostrato, insomma, mi sembrava molto contento, felice, siamo partiti subito, c'era poco tempo. È vero, abbiamo trovato il negativo all'Augustus Color in questo magazzino enorme, incredibile, l'abbiamo acquisito in 6K e mezzo, poi dopo l'abbiamo lavorato in 4K tra Torino e Roma, ed è stato davvero una bellissima avventura. Poi so che anche Marcello Montorsi, insomma, lo hanno anche visto sia regista che direttore della fotografia, naturalmente per correggere, per rivalorizzare anche la luce, magari non so, scoprire anche dei dettagli del film che lì per lì magari non si erano un attimo messi da parte. Insomma, è stata un'operazione fatta di corsa, perché comunque in pochi mesi per restaurare un film di solito ci si impiega degli anni. Noi invece davvero in pochi mesi, correndo, lavorando, tutto il team del museo, il team di Roma, siamo riusciti effettivamente a concludere il progetto, e siamo molto contenti anche perché chiude in qualche modo il Torino Film Festival, cioè il film viene proiettato domenica alle 18, per cui è davvero una giornata per noi importante che segna in qualche modo la chiusura del Torino Film Festival. Allora, chiedo se ci sono domande dalla sala. Attenzione, prego, il microfono a... Diamo un secondo il direttore, il microfono, così sentono anche da casa. Domenico, visto, considerato il successo e diciamo il siparietto
del fatto che molti telefonano al regista perché sono arrabbiati non avendo i biglietti. Non possiamo già annunciare una replica al massimo? Sì, noi faremo sicuramente, dunque, ci siamo anche occupati dei diritti in effetti del film, non soltanto naturalmente capire e sapere dove sono le copie, i diritti, il film era stato prodotto da Roberto Buttafarro, della Harold Film, poi i diritti sono passati di mano in mano, alla fine adesso li hanno divisi a metà tra Rai Cinema e Lucky Red, i quali stanno pensando di rilanciarlo nelle sale cinematografiche, per cui ci hanno per il momento autorizzato a fare questa proiezione, e vediamo, perché noi comunque abbiamo tenuto una sorta di diritti, diciamo così, non commerciali del film, per cui possiamo proiettarli nelle nostre sale in realtà quante volte vogliamo, per cui vediamo poi con Marco di stabilire magari qualche altra data. Vorremmo anche con lui, visto che ha detto insomma che ha delle foto bellissime, ci sono altri materiali sul film, vedere magari anche di fare una pubblicazione anche, con anche magari non so se una piccola mossa, insomma cercare effettivamente di fare in modo che il film, in questa sorta di transmedialità, di fluidità che c'è adesso per quanto riguarda anche le opere cinematografiche, non siano solo più film in pellicola, ma attraverso il digitale diventino anche appunto mostre, mostra fotografica, libro, insomma film da proiettare in digitale eccetera. Quindi mi piace molto che questo con Marco rappresenti un primo tassello di un percorso che facciamo insieme. Allora grazie ovviamente a Enzo Ghigo. Paolo, ma volevo aggiungere qualcosa. Ma con Marco ci siamo detti recentemente, a volte l'emozione prende, no? E quindi non ognuno di noi vorrebbe dire anche un pezzo in più. Mi prendo io una parte che forse sarebbe più tua, però l'hai detta in alcune occasioni che abbiamo visto insieme. Santa Maradona è stato decisivo per tutta quella, la squadra delle persone che lavorano in questa città su cinema, e quindi è una serata molto emozionante per tante cose, compreso il fatto che è un film seminale per tutti i lavori che hanno avuto a che fare e che hanno a che fare con Film Commission Torino Piemonte, perché intorno a Marco, intorno a Libero De Rienzo, intorno a Stefano Accorsi, intorno a tutti quelli che hanno scritto quel film, poi c'è stata una quantità di persone che ha lavorato alla varia fase di quel film, tutti i titoli di coda sono il segnale di quello che Marco ha fatto e fa sempre, anche in questo film dei ragazzini, cioè mettere insieme una grande squadra. Quindi siamo felici di collaborare a questo progetto, alla serata di domani, ma anche a tutte le iniziative che possono essere sviluppate, perché credo veramente, grazie, avete indovinato, di restaurare e riportare in vita, in prospettiva, un film che è stato seminale e importante, di futuro. Sì, io credo che non sia sottovalutabile per da parte vostra, ecco, è difficile capire esattamente quanto può significare per un autore avere il proprio film, farlo ritornare esattamente nelle condizioni in cui era stato pensato, anzi migliore, perché la tecnologia adesso ci permette anche di migliorare delle cose che all'epoca non erano fattibili. Quindi la mia gratitudine è difficilmente raccontabile, non è solo dai rivediamocelo, ma artisticamente parlando credo che sia la cosa più bella che possa succedere a un autore. Di questo sono molto contento. E poi si mette in movimento una quantità di affetto tale per cui c'è gente che mi cita le battute a memoria, c'è qualcuno che vuole venire in sala in accappatoio e io li ho diffidati. La roba di K ha fatto una cosa bellissima, hanno preso la camicia originale di Bart di Libero De Rienzo, l'hanno riprodotta e ne hanno fatte 50 camicie identiche numerate, e che domani ne porterò 3 che regalerò al pubblico, vediamo ancora in che modo, vediamo un po' cosa succede, e però faremo magari un quiz, che ne so, qualcosina di quel tipo lì. Ma la cosa fondamentale è vedere che c'è affetto, e soprattutto vedere un pubblico che questo film qui l'ha visto quasi sempre in streaming. Io una volta c'è stata in Film Commission una proiezione del DVD, erano 4-5 anni fa, e ho chiesto: qualcuno di voi l'ha visto in sala sto film qua? No, nessuno. L'avete visto in DVD? No. Dove l'avete visto? L'abbiamo tipo scaricato. E mi dicevano: ma si può? E io ho detto: ma non sono il proprietario, dunque non sono io che do le autorizzazioni se scaricare o non scaricare. Non fatelo mai a casa, eccetera, eccetera.
però l'avevano tutti scaricato e l'avevano visto tante tante volte. A questo punto io dico, già che devi scaricartelo, almeno te lo faccio vedere bene. E non in 4 pixel, ma anzi appunto in 4K. Cavoli. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa conferenza stampa. L'appuntamento, come avete capito, è molto ghiotto, perché si tratta di due film di Marco Ponti, Il mio anno stranissimo, documentario dedicato all'anno 2020 dei bambini, e poi Il restauro con proiezione domenica. A questo punto anche sì. Quiz per accaparrarsi tre camicie originali di Bart, prevedo finirà malissimo, però insomma te la sei cercata, di Santa Maradona, il film di Marco sì, Ponti. Verrà Anita Caprioli, verrà, ci sarà presente i Motel Connection, che hanno composto la colonna sonora, Samuel e tanti amici. Che sarà bello vederli, perché poi quando uno come Willy Peyote mi dice il film mi ha influenzato molto, è bello che averlo sì. seduto di fianco a me a vedere il film. Certo, allora sì. Io ringrazio e saluto Paolo Maniera, Torino Film Commission, Domenico Di Gaetano, il direttore del Museo del Cinema, e ovviamente Marco Ponti. Ottimo. Per i due film, vorrei, Il mio anno stranissimo e Santa Maduna. Prego. Scusa, ringraziare due persone, Augusto Pelliccia, che davvero si è anche lui adoperato molto per quanto riguarda appunto andare a recuperare il negativo, oltre naturalmente a Rai Cinema e la Lachi, e per quanto riguarda il museo una persona in particolare, Gabriele Perrone, che in effetti ha seguito la parte del restauro, diciamo così, e quindi insomma sono due persone. Io ne saluto due, ma ovviamente tutte le persone che sono in sala e quelle che hanno lavorato sanno insomma quanto ci tengo al loro lavoro. Grazie mille a tutti. Grazie. Ci siamo, allora chiedo scusa ovviamente per le spalle al pubblico, vi prego di prendere posto perché stiamo per cominciare questa prossima conferenza stampa, però è conferenza stampa che avviene in remoto, per cui abbiamo anche una composizione diciamo di sala diversa rispetto al solito. In questa conferenza stampa sono aiutato da Anna Ribotta, che ringrazio ovviamente per essere qua anche quest'oggi. Saluto ovviamente anche Anastasia Plazzotta, che vedo entrare in questo momento, per Wanted. Stiamo per parlare di un film presentato fuori concorso in anteprima al Torino Film Festival. Il film è Jane par Charlotte, la regia, l'esordio alla regia di Charlotte Gainsbourg, che uscirà appunto per Wanted in Italia nei primi mesi del 2022, per cui chi non è riuscito a recuperarlo in questi giorni al festival lo potrà vedere al cinema nei primi mesi del 2022 grazie a Wanted. È un piacere avere con noi, l'abbiamo già annunciata ieri perché è anche protagonista del film di Benoît Jacquot, Susanna Handler, Charlotte Gainsbourg, che ringrazio per essere in collegamento. Grazie Charlotte. Allora, io chiedo a Charlotte Gainsbourg se riesce ad accendere il microfono, perché così non la sentiamo. Questo è il classico degli Zoom meeting. Désolé. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Grazie. J'aurais bien aimé être avec vous. Veramente avrei voluto essere insieme a voi oggi. Allora, io ringrazio ovviamente Charlotte Gainsbourg per essere qua, ma la ringrazio anche per il film che ha fatto. È un piacere, dopo una carriera che abbiamo seguito ovviamente per attrice, una carriera sfolgorante d'attrice, esordisce invece dietro la macchina da presa, dietro davanti in questo caso, con un film, Jane par Charlotte, che è un documentario, secondo me è abbastanza limitante come definizione. Ieri è stato definito un diario, e forse è più azzeccata come definizione, che è un film estremamente personale, un film che esce nel 2021, ci regala appunto la prima regia di Charlotte Gainsbourg, che però voglio dire, io le voglio chiedere perché in questo momento, cioè è un film che lei poteva fare fondamentalmente parlando di sua moglie, di sua madre, poteva aver fatto in altri anni, invece finalmente esce nel 2021, perché adesso? La question, c'est vraiment un grand plaisir de connaître, de voir votre premier film, un premier film qu'on ne peut pas vraiment définir en documentaire, c'est plutôt un journal. Donc la question est, pourquoi maintenant? Pourquoi c'était les moments pour faire ce film sur Jane? Ben, ça a commencé de manière très vague, c'est-à-dire que je savais pas ce que je voulais faire, en fait. Je voulais me rapprocher d'elle. J'ai voulu la suivre sur sa tournée qu'elle a commencée. Mais ça remonte à il y a
je ne sais plus, 6 ans, peut-être 6-7 ans. Et j'ai commencé à la filmer au Japon, et puis on s'est arrêté, elle ne voulait plus continuer. Je vous expliquerai pourquoi si ça vous intéresse. Et j'ai repris 2 ans plus tard, et le film a été monté en parallèle, et du coup j'ai trouvé le film vraiment au montage, et ça m'a permis de continuer à tourner en sachant exactement ou en espérant trouver les choses qui me manquaient, que j'avais pas tourné jusque là. Ma l'idea all'inizio è stato un po' vago, non sapevo neanche io che cosa fare, come riprendere Jane. Ho deciso di seguire la sua tournée, ormai questo risale a 6-7 anni fa, e di filmarla quindi in Giappone. Poi a un certo punto lei non ha più voluto, se volete poi vi spiego i motivi, e mi ha chiesto di smettere. Io ho smesso di filmarla, ma ho ripreso 2 anni fa, e a quel punto è stata davvero solo in sala montaggio che la struttura del film ha cominciato a prendere forma, perché mi sono resa conto che durante il montaggio potevo trovare delle cose che forse mi mancavano per completare questa narrazione. Quindi ovviamente, Anna, io chiederei a Charlotte per quale motivo poi sua madre le ha chiesto di smettere di riprenderla. E voilà pourquoi Jane ne voulait plus au Japon pendant sa tournée, les raisons. J'ai tourné au Japon. J'ai fait ce qu'on m'avait prévu de faire, mais il y a un moment où c'est vrai que je voulais mettre ma mère dans des situations, dans différents lieux du Japon, parce que elle est très, très amoureuse du Japon, moi aussi, ma sœur Kate qui est morte aussi, donc je voulais la mettre dans certaines situations. Et puis j'ai voulu faire une interview d'elle, c'était la première fois que j'allais interviewer ma mère, donc je me suis dit, il faut que ce soit la plus sincère possible, le plus direct possible. Et en fait, elle a été très choquée par cette interview que j'ai faite. Et on voit dans le film, c'est la première interview qu'on voit où on est posé, c'est un cadre très zen, donc on voit bien qu'on est au Japon. Et elle est tout de suite très émue par ma première question qui était pourquoi tu m'as pas traité comme mes sœurs, pourquoi tu as été différente avec moi. Et elle a cru que c'était un règlement de compte, elle a cru que je remettais en question sa position de mère, enfin, et c'était pas du tout évidemment dans mon intention. Donc j'ai été très choquée quand elle m'a dit, j'ai voulu continuer à la filmer à New York parce qu'elle allait chanter au Carnegie Hall. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu veux bien qu'on refasse l'aventure à New York? Et elle m'a dit, non, j'ai détesté cette interview, je ne veux plus faire ça. Et du coup, je ne pouvais que respecter, bien sûr, son point de vue. Mais j'ai pas compris ce que j'avais mal fait, donc on était en très bons termes, mais 2 ans plus tard, elle est venue à New York et je lui ai montré les images qu'on avait tournées au Japon, dont cette interview, et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai été tellement, choquée par l'expérience. Si tu veux, on recommence. Et du coup, tout a recommencé pendant, je ne sais pas, peut-être à peu près un an et demi. Et voilà, et le film a continué et a fini par se trouver. Il motivo è molto semplice. Ci siamo trovati in un primo momento inizialmente in Giappone, e mia madre ha temuto che io volessi metterla in situazioni diverse e in luoghi diversi. C'è da dire che amiamo molto il Giappone, sia lei che io, sia Kate, mia sorella che è morta. Ma quando lei ha visto la prima intervista che io ho realizzato, che si vede nel film, in cui io sono assolutamente sincera e diretta, è rimasta molto scioccata. Immagino che l'abbiate presente, è un'intervista molto posizionata, molto in stile zen, squisitamente giapponese, e la mia domanda è molto diretta a lei e le chiedo perché non mi ha trattato come le altre sorelle, perché è stata diversa con me. E lei ha temuto a quel punto che io volessi con lei fare una sorta di regolamento dei conti
e rimettere in discussione il ruolo di madre, di come lei era stata appunto con me rispetto alle mie sorelle. E non ha più avuto intenzione di continuare, è rimasta talmente scioccata che io avrei voluto seguirla a New York, dove lei avrebbe proseguito la sua tournée alla Carnegie Hall, e mi ha detto no, assolutamente non voglio, ho odiato profondamente questa intervista e non desidero continuare. Io non ho potuto fare a meno che di rispettare la sua volontà, fino a quando 2 anni dopo è venuta a trovarmi a New York e ha avuto modo di rivedere quelle riprese di quella famosa intervista in Giappone, e lei stessa non capiva più perché era rimasta così scioccata, e a quel punto mi ha detto ma se vuoi riprendiamo, e così è stato. Quindi per un anno e mezzo ho potuto continuare a intervistarle e a seguirla. Allora, il film Jane par Charlot, come dicevamo, è un film estremamente personale. Si racconta nei minimi dettagli la vita di Jane Birkin, il rapporto con sua figlia, ma c'è spazio anche per i figli di Charlot e per la sorella Kate, che è stata appunto da poco nominata. E c'è un momento, anche lì, in quel momento molto toccante. Contemporaneamente, questo film così personale tocca corde universali, perché c'è un discorso molto più articolato, molto più profondo. Io chiedo appunto a Charlotte Gainsbourg qual è la sua idea su questo, cioè nel senso che lei ha fatto un diario personale che però riesce a essere al tempo stesso universale. C'est un film très personnel qui nous montre la vie de Jane Birkin et aussi vos enfants Charlotte, et on parle aussi de Kate que vous venez de citer. Un film très personnel, mais en même temps très universel. Quelle est l'idée ? C'est ça l'impression qu'on a eue en voyant le film, qui a, malgré c'est un journal très intime, il y a vraiment une valeur universelle. En fait, j'ai commencé par me faire plaisir à moi, c'est-à-dire que j'avais déménagé à New York justement après la mort de ma sœur. J'avais besoin de quitter Paris. Donc, il y avait une certaine distance entre nous du fait qu'on était éloignés. Donc, mon idée première, c'était de passer du temps avec elle, c'était de me rapprocher d'elle, de pouvoir la regarder, parce que comme on peut voir dans le film, on a un rapport très pudique l'une à l'autre, ce qui fait que c'est toujours très affectueux, mais particulier. Et donc, j'ai voulu filmer ça. J'ai voulu me faire plaisir et aussi lui témoigner un amour inconditionnel. Ce que je trouve extrêmement touchant aujourd'hui, c'est que même si ma démarche était très égoïste, je réalise qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent « ça me touche parce que j'ai une mère, j'ai des enfants, il y a ce rapport de 3 générations, enfin, ma mère étant une grand-mère, moi et mes 2 filles, la petite qui apparaît dans le film et mon autre fille Alice dont on parle. Et je trouvais que c'était beau aussi d'avoir ce côté, un film de femme aussi, un film sur la transmission. Que tout était prévu à l'avance, c'est faux, c'est que des accidents. Et c'est que une espèce de recherche que je fais moi et que ma monteuse a compris aussi. Sì, è vero che questo film, il punto di partenza di questo film è stato il desiderio in qualche modo di soddisfare e di fare piacere a me stessa. Dopo la morte di Kate, io sono andata a vivere a New York per un periodo di tempo piuttosto lungo, avevo davvero bisogno di mettere una distanza fisica da Parigi, di allontanarmi. E naturalmente poi, quando ho avuto l'idea di questo film, il desiderio per quanto mi riguardava era di potermi riavvicinare a Jane, potermi riavvicinare a nostra madre e di poterla anche guardare, perché come viene detto in modo chiaro nel film, fra di noi il rapporto è sempre stato estremamente pudico, nonostante fosse caloroso e affettuoso, ma un rapporto molto particolare. E io questo aspetto volevo filmarlo, e volevo anche filmare una testimonianza di un amore assolutamente incondizionato. Quindi, se da un lato il punto di partenza è stato estremamente personale, autobiografico e privato,
Vero anche che quando ho incontrato, più via via che incontro le persone, queste persone mi dicono di essere profondamente toccate e di riuscire a identificarsi in questo ritratto sostanzialmente di tre generazioni, perché appunto Jane adesso è nonna, nel film si vede mia figlia la più piccola e si parla spesso anche di Alice. È un film di donne che parla anche dell'importanza della trasmissione, qualche cosa che non è stato in realtà previsto a tavolino, ma si è verificato per caso durante le riprese, e ringrazio anche la mia montatrice di essere riuscita a coglierlo. Sicuramente torniamo fra poco sul metodo lavorativo, visto che Charlotte ne parla espressamente nel film. Io chiedo alla sala se ci sono delle domande per Charlotte Gainsbourg. Una question da un monsieur qui est là avec nous. Buongiorno, Gironi Cinedams. Tanto ne approfitto per fare i complimenti a Charlotte, perché sono un estimatore del suo lavoro e non mi ricapiterà mai più probabilmente, quindi ne approfitto. E volevo chiederle due domande in realtà. La prima riguardo questo film, avendo lavorato con tantissimi grandi registi che trattano l'immagine in maniera molto particolare e autoriale, chiaramente Von Trier, Gaspar Noé, insomma non li nominiamo tutti, però se si sente influenzata, nonostante questo sia un film a sua volta sui generis, però magari questo può averla condizionata. E volevo chiederle anche come sia stato lavorare nuovamente con Benoît Jacquot nel film Susanna Handler che abbiamo presentato ieri, ma in generale cosa ha trovato di particolarmente viscerale nella pièce che poi hanno adattato. Grazie. Bonjour, avant tout félicitations, j'aime beaucoup tout ce que vous avez fait jusqu'à là, donc c'est une grande occasion pour moi de féliciter votre travail en tant qu'actrice. Et là j'ai deux questions sur ce film-là. La première, vous avez travaillé avec les plus grands réalisateurs, je cite Von Trier, Gaspar Noé, mais beaucoup d'autres aussi. Est-ce qu'ils vous ont influencé dans la mise en scène, malgré il s'agit là d'un film tout à fait différent et un peu atypique? Et la deuxième question est, hier on a vu ici Susanna Handler, comment ça a été pour vous de retrouver Benoît Jacquot pour ce film, et qu'est-ce que vous a touché dans la pièce de Marguerite Duras? Ben, je vais commencer peut-être par Susanna Handler, parce que j'avais fait trois chœurs avec Benoît Jacquot, et c'est devenu un ami depuis, donc on se parle tout le temps, et on cherchait un projet à faire ensemble, et un jour il m'a parlé de cette pièce que je connaissais pas, de Marguerite Duras. Moi je connaissais très peu Marguerite Duras, j'avais lu La douleur, c'est tout, et sans doute Barrage contre le Pacifique, mais voilà, cette pièce je la connaissais pas. J'ai lu, je crois, son adaptation avant de lire la pièce originale. Son adaptation est très très proche de la pièce, mais il a resserré des choses, et je suis vraiment tombée amoureuse de ce personnage, en fait, que je trouve très dramatique, très énigmatique, avec une fantaisie particulière. Donc, j'étais vraiment très attirée par aussi la manière dont on allait tourner, parce que comme c'est une pièce de théâtre, j'ai mis un mois à apprendre le texte, parce que c'était beaucoup de textes à travailler, et on a tourné ça en une semaine. Et comme exercice, c'était génial de... On habitait tous dans cette maison, dans ce décor, et on prenait les petits déjeuners ensemble, les dîners ensemble, et la journée, on faisait une à deux scènes. Et c'était pas filmé comme du théâtre, c'était filmé avec une telle proximité. Je pense que j'ai jamais été filmée d'aussi près autant. Et donc, quand j'ai vu le film, j'étais très... ça m'a fait bizarre, moi qui déteste me voir. En fait, là, j'étais obligée d'accepter et de me regarder. Et du coup, je sais pas, j'ai fini par
par m'y faire et aussi être très touchée par le regard qu'avait Benoît. Donc voilà, c'est un film qui m'est très très cher pour plein de raisons. Donc ça, c'est la première réponse, si vous voulez peut-être donner celle-là. Rispondo prima alla domanda su Susan Adler. Avevo già lavorato con Benoît Jacquot in Tre Cuori e siamo diventati amici da allora e abbiamo sempre cercato un progetto che ci permettesse di lavorare nuovamente insieme. E quando un bel giorno lui mi ha proposto appunto di fare l'adattamento di questa pièce di Marguerite Duras, che io non conoscevo, io devo dire che di lei conosco veramente poco, salvo forse una diga sul Pacifico e poco più. E ho letto forse prima l'adattamento della pièce vera e propria. E devo dire che l'adattamento era comunque molto vicino al testo originale. Immediatamente mi sono innamorata di questa donna che ho trovato estremamente drammatica, tragica come figura e al tempo stesso enigmatica. E mi attirava anche molto l'idea del tipo di adattamento nei luoghi che avrebbe fatto Benoît, dal momento che appunto si tratta di un testo estremamente teatrale. E devo dire che ho dovuto io imparare il testo, ci ho impiegato un mese, e poi una settimana prima dell'inizio delle riprese ci siamo ritrovati tutti in questa villa dove praticamente vivevamo insieme, quindi dalla colazione alla cena, e poi giravamo una o due scene al giorno. E devo dire che mi è piaciuta moltissimo come esperienza, sono stata filmata molto da vicino, come mai prima in altri film, e io che detesto guardarmi, qui ho dovuto in qualche modo, sono stata costretta a rivedere me stessa, a riguardarmi in questo strano film, e devo dire che l'esperienza mi ha davvero commosso profondamente. Allora, domande dal web, Gaia Simionati, prego. Prego. Oui, si vous souhaitez répondre à la première question. Alors, je ne pourrais pas prétendre avoir été inspirée par les grands metteurs en scène avec lesquels j'ai tourné, parce que quand même chacun à sa manière, enfin que ce soit Lars von Trier, Yvan Attal, ou effectivement Gaspard Noé, ils ont tous, ou Benoît Jacquot, ils ont tous une patte et une manière d'approcher un projet tellement particulière, tellement différente. La seule chose que j'ai, enfin, une chose que j'ai apprise de Lars, c'est de m'en foutre un peu. Enfin, c'est pas pour dire qu'il s'en fout, mais essayer de pas avoir peur d'une caméra à l'épaule, de pas avoir peur de... Mais ça, je l'ai éprouvé aussi en faisant des clips, parce que j'ai essayé de... Je me suis amusée à faire des clips, et bon, c'est un langage un peu particulier, un clip, c'est pas du cinéma du tout. Donc, je me suis plus inspirée d'un côté, on fait un peu tout et n'importe quoi, je dois dire. J'ai pas rencontré de metteur en scène, justement, qui fasse tout et n'importe quoi. Mais moi, c'est en ça que je pense avoir trouvé un langage avec ce documentaire. C'est que c'est grâce à ma monteuse aussi qui m'a dit, va filmer, n'attends pas des images bien faites avec un chef-op, et le chef-op que j'adorais qui me suivait jusque-là. Elle m'a dit, va la filmer, même avec ton iPhone, il nous faut de la matière. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le plus de matière possible. On a tourné aussi en Super 8 parce que j'adore la texture du Super 8. On a mis très peu d'archives, mais c'est aussi du Super 8. Donc, le format s'est trouvé petit à petit. La chose que j'ai apprise vraiment de Lars von Trier, c'est les accidents. Mais j'ai aussi appris ça de mon père. J'ai voulu m'approprier cette leçon parce que j'adore fonctionner comme ça. C'est que je trouve que la vérité sort des accidents. Et voilà, c'est une vraie notion de travail que j'adore.
E per quanto riguarda l'ispirazione dai grandi cineasti con cui ho lavorato, beh, non posso dire di essere stata ispirata da qualcuno in particolare. Ciascuno di loro ha naturalmente la sua cifra stilistica, il suo modo di lavorare, che sia Lars von Trier o Yvan Attal, Gaspar Noé o anche ovviamente Benoît Jacquot. E ciascuno ovviamente ha la sua impronta in base al tipo di progetto che vuole sviluppare, che può essere particolare e diverso ogni volta. Ma se c'è una cosa che ho imparato da Lars von Trier è quella in qualche modo di fregarmene un po', nel senso di non aver paura di una macchina da presa che riprende da dietro, di spalle. È qualche cosa che ho vissuto anche sulla mia pelle, cimentandomi con una pratica un po' diversa, che è quella appunto dei videoclip, un linguaggio diverso da quello del cinema, ma l'importante è accettare di fare tutto e qualsiasi cosa e poi trovare la propria lingua. Devo dire che in questo film sono stata molto aiutata anche dalle indicazioni della mia montatrice, che mi ha detto: filma qualunque cosa, non aspettare che siano immagini perfette, non aspettare di avere al tuo fianco il direttore della fotografia, che peraltro spesso c'è stato. Mi serve materiale, anche quello che tu riesci a girare con uno smartphone o con il Super 8, che ha un tipo di tessitura di immagine che mi piace moltissimo. I materiali ad archivio sono pochi, però c'è del Super 8, e devo dire che appunto questa è l'indicazione principale, insieme a un'altra lezione che ho imparato lavorando appunto con Lars von Trier, che è quella degli incidenti, cioè di far sì che le cose che capitino per caso siano colte proprio, e questa è una cosa che ho imparato anche da mio padre, perché spesso dagli imprevisti nasce veramente la possibilità di cogliere la verità. Allora, la domanda arriva dal web. La testata è Taxi Driver. Gaia Simionati fa due domande. La prima, diciamo, è sull'aspetto musicale. Nel film si sente Tua Palle Droit, che lei definisce perfetta per scolpire il dolore di entrambe. Il secondo punto è invece sui luoghi che si vedono nel film, quindi i luoghi scelti, la Normandia, la casa di Serge Gainsbourg, che fungono, e questo lo dice Gaia Simionati, da veri e propri protagonisti e generatori di arte. E chiede un parere su questi due aspetti. Alors, ces deux questions par un journaliste qui est en ligne d'un magazine qui s'appelle Taxi Driver. La première question concerne la musique. Donc, on entend Tous les droits, c'est une chanson, une musique qui parle de la douleur en particulier, qui représente la douleur très, très bien. Et l'autre question concerne les lieux que vous avez choisis. J'ai pas compris la question. La douleur, quelle musique représente la douleur? La chanson « Tu as pas les droits », donc la musique. La première question, c'est sur la musique que vous avez choisie pour le film. Elle trouve que cette chanson en particulier est en mesure de nous transmettre la douleur qu'on perçoit, qu'on vit, qui transpose du film. Et la deuxième question concerne le choix des lieux pour tourner ces films. La maison en Normandie, aussi la maison de Serge Gainsbourg. C'est vraiment les générations qui se retrouvent dans ces différents lieux. Oui, les lieux, c'était en fait au bout d'un moment, enfin au départ, je voulais faire un portrait de ma mère au Japon qui soit proche de Kate, ma sœur, un tableau plus parisien ou la Bretagne qui serait plutôt un portrait de ma mère par le biais de Lou, mon autre sœur, et peut-être New York. Avec moi parce que j'y habitais et que ça avait du sens. Mais en fait, avec le Covid, déjà, c'était impossible d'imaginer se promener comme ça. Je voulais aller en Angleterre aussi. Enfin bon. Donc, j'ai resserré les lieux. Et au final, j'ai compris que ce que je faisais, c'était vraiment un tête-à-tête avec ma mère. Je ne faisais pas le portrait de...
de ma mère avec toute la famille. Donc, ça s'est resserré quand même assez vite. Et j'ai cherché à la mettre dans des situations qui reflèteraient les questions que je voulais lui poser. Donc, la Bretagne, c'était bien sûr toute sa vie, le bordel, l'accumulation des objets. La rue de Verneuil, j'ai eu un choc quand j'ai compris qu'elle aurait bien aimé y aller avant et que ça fait 30 ans qu'elle n'y est pas allée. Mais je voulais qu'elle réagisse aussi par rapport à mon père et les questions que je pouvais poser là-bas. Je voulais faire une séance photo parce que là aussi, je prenais un peu le rôle de ma sœur qui était photographe. Et puis de lui projeter des films Super 8 parce que j'essayais de faire exister ma sœur et mon père de la manière la plus douce possible, même si les images étaient douloureuses. Donc au bout d'un moment, bien sûr, j'ai arrêté. Mais voilà, il y avait un peu un sens à chaque lieu par rapport aux questions que je voulais lui poser. Per quanto riguarda i luoghi, innanzitutto, all'inizio l'idea era un po' differente, ossia di fare un ritratto di lei in Giappone che si avvicinasse quindi a Kate, poi di tracciarne invece un quadro più parigino con l'ambientazione in Bretagna e tracciare il ritratto di Jane attraverso Lou, l'altra sorella, e New York che ovviamente invece riguardava me, quindi lei vista da me nel momento in cui vivevo in quella città. Però poi la pandemia mi ha costretto a ristrutturare il film proprio rispetto ai luoghi che io avevo scelto, e ben presto mi sono resa conto che la conversazione era veramente una sorta di faccia a faccia con mia madre, non poteva essere un ritratto percepito con tutti i componenti della famiglia, e quindi ho ristrutturato intorno a una serie di domande che volevo porle, appunto, che riguardano questi due luoghi in particolare, ossia la Bretagna che rappresenta tutta la sua vita di prima, e il ritorno in Rue Vermeil è stato veramente uno shock per me, scoprire che era un suo desiderio da tantissimo tempo, da 30 anni, e non c'era più tornata. E a quel punto ho deciso anche di fare una sessione fotografica, in qualche modo prendendo il ruolo che era stato di mia sorella Kate, che appunto era una fotografa, e la possibilità di mostrare queste immagini in Super 8, che appunto dicevo prima è un formato che amiamo tanto e che sono le immagini di Kate e di mio padre, che però sono sicuramente delle immagini dolorose. Perfetto, lei non aggiunge altro, quindi a questo punto io ringrazio Anna Ribotta per la traduzione, ringrazio tantissimo Wanted per far uscire il film nei primi mesi del 2022 in sala, il titolo è Jane Paul Charlot, ringrazio per essere stata con noi e per la generosità nelle risposte, Charlotte Gainsbourg. Merci Charlotte, merci beaucoup. Grazie, a bientôt. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di chiusura di questa 39esima edizione del Torino Film Festival, conferenza in cui saranno anche assegnati e consegnati i premi collaterali. Allora, come si dice, entriamo nel vivo di questo momento, abbiamo il piacere di avere qui con noi Stefano Franciadicelle, direttore del Torino Film Festival, il presidente del Museo Nazionale del Cinema Enzo Ghigo, il direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano. Dunque, dicevamo che siamo arrivati alla fine di questa 39esima edizione del Torino Film Festival, che è stato, lo vogliamo ricordare, il primo festival in presenza d'Italia con le sale al 100%, e questo nonostante l'emergenza sanitaria, diciamo, non sia completamente scongiurata. Diciamo che è importante essere riusciti a tornare ad una normalità che, per quanto faticosa, è un segnale importante di ripresa e di rinascita. Siamo quindi qui innanzitutto per un bilancio finale, e passerei quindi subito la parola a coloro che hanno diciamo lo sguardo su tutto quello che è successo e possono dire che valutazioni traggono da quello che è stato fatto, da quello che è stato visto.
perché come sapete il festival è un ramo d'impresa del Museo del Cinema e qui ci sono i massimi dirigenti di entrambi gli organismi e nessuno meglio di loro può dirvi esattamente che cosa ci ha lasciato questa 39esima edizione. Bene. Buongiorno a tutti, grazie di questa bellissima introduzione, mi hai naturalmente caricato di responsabilità perché la nostra intenzione era quella di fare poi una conferenza ad hoc per affrontare e sviscerare i temi legati a questa edizione del 39esimo Torino Film Festival. Io ti posso dire che sono molto soddisfatto, colgo l'occasione chiaramente per ringraziare Stefano che secondo me ha realizzato uno splendido festival. Io naturalmente non sono un esperto di cinema, ma ascolto gli esperti di cinema e i quali mi hanno in molte sedi confermato che l'aspetto qualitativo di questo festival è sulla linea classica del Torino Film Festival, con un'aggiunta, cosa che io ho apprezzato particolarmente, di qualche momento pop tipo il film di apertura e quello che questa sera vedremo dopo la cerimonia di chiusura di premiazione. Siamo soddisfatti. Devo dire che sarà per una forma mentis particolare, è finito il festival, tutti tiriamo chiaramente un sospiro di sollievo perché credetemi, comunque dal punto di vista psicologico questa pandemia che un po' sta riprendendo ha influito chiaramente su tutti noi, sugli spettatori, su tante situazioni che si sono verificate, ma noi che abbiamo l'abitudine di guardare sempre avanti stiamo già pensando alla 40esima edizione del Torino Film Festival. Perciò non facciamo più di tante considerazioni su questa edizione che è andata benissimo, ma siamo già concentrati. Voi pensate che questa mattina in un momento con Stefano e Domenico abbiamo già proprio incominciato a parlare della 40esima edizione, perché vogliamo essere pronti, vogliamo fare un'edizione che sia molto coinvolgente per la nostra città, ma che nello stesso tempo rappresenti per la storia di questo festival un'edizione da ricordare. Grazie. Grazie, passerei la parola a Domenico De Gaetano, grazie. Sì, io non posso far altro che, tanto ha già risposto molto il Presidente sulla nostra soddisfazione piena per quanto riguarda l'andamento del Festival in tutte le sue modalità, componenti, sezioni, in tutte le sue articolazioni, anche le masterclass fatte all'interno della Mola Antonelliana. Mi piace molto il fatto che rispetto a 2 anni fa comunque eravamo nella sede della RAI, nel Museo della RAI qua a fianco, adesso siamo invece all'interno della Mola Antonelliana a fare questa sorta di incontro, dove in realtà dobbiamo andare essenzialmente i premi collaterali, e questo sostanzialmente il motivo per cui siamo qui. Ci tengo a sottolineare che rispetto a 2 anni fa penso che sia cresciuta di molto la sinergia all'interno del museo, che è una fondazione molto articolata e complessa, e quindi il Torino Film Festival con tutte le diverse attività del museo, dal settore educativo a naturalmente il Torino Film Lab, dalla comunicazione all'ufficio stampa eccetera, insomma davvero dimostra di essere molto integrato. Ci tengo poi soltanto poi a sottolineare il fatto che voi vedete qua 3 persone, ma naturalmente dietro c'è tutto un team che ha lavorato e che desidero ringraziare apertamente, e se c'è da fare un applauso penso che sia da fare soprattutto a loro che hanno lavorato dietro le quinte, ma hanno davvero lavorato molto in questi mesi. Ho visto dei volti soddisfatti ma effettivamente molto stanchi. Grazie. Allora, in attesa di sapere questa sera quali saranno i premi assegnati nelle varie sezioni, passiamo quindi alla consegna dei premi collaterali. Tra l'altro io credo che siano premi collaterali una delle tante dimostrazioni della capacità che ha il festival di essere una specie di polo di attrattivo, no? Perché i premi collaterali sono dati da organizzazioni private, pubbliche, da enti culturali che in qualche modo vogliono partecipare alla vita del festival, premiando qualcosa che sia coerente proprio col loro percorso e con la loro cultura. Quindi insomma i premi collaterali fanno
parte pienamente della filosofia di questo festival. Ecco, quindi lascio la parola. Arricchiscono tantissimo la nostra anche visione di un programma che è stato vasto, che ha dato visibilità e promozione a tanto cinema indipendente, non solo nel cinema tradizionalmente indipendente, quello dei giovani, a cui chiaramente siamo legatissimi e che si collega proprio alla nostra tradizione, ma anche l'innovazione, l'indipendenza in queste nuove forme di produzione, distribuzione e fruizione che stanno comunque rivoluzionando il sistema. Noi abbiamo voluto dare quest'anno una visione a 360 gradi di quello che sta succedendo nel campo della creatività cinematografica, tenendo anche conto che con un quasi due anni di fermo tante opere che sono state comunque prodotte hanno bisogno e ci hanno chiesto, e siamo stati felici di condividere col nostro pubblico tante opere innovative che verranno distribuite in modo particolare, compresa ovviamente la via maestra della sala cinematografica. Prima di passare ai premi collaterali vorrei ringraziare la Direzione Generale Cinema Audiovisivo del Ministero della Cultura, i soci fondatori del Museo Nazionale del Cinema, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, il Gruppo Torinese Trasporti e l'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Ringraziamo il main sponsor Intesa San Paolo e il Mobility Partners Lysis Go. I partner, il Competence Center CIM 4.0, il Consorzio Lingotto, il Centro Commerciale Lingotto e UC Cinemas e la REAR. I partner culturali Unifrance, IED, My Movies, Torino Film Industry, Film Commission Torino Piemonte. I partner educational, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, DAMS e Universo. Il main media partner, la RAI e la TV del festival, RAI Movie. I media partner Variety, Chuck, Fred, Cinecittà News e Movie Player. E naturalmente il Museo Nazionale del Cinema. È stato già detto, ma mi associo anch'io al ringraziamento enorme per i dipendenti, anche i collaboratori, i consulenti, tutte le persone, tantissime, che hanno reso possibile la realizzazione di questo festival. Premi collaterali. Passiamo al primo premio, è una novità assoluta, si chiama Premio Flat Parioli e consiste in una cosa molto importante per i nostri autori, nella post-produzione di un lungometraggio di 90 minuti da realizzarsi presso appunto questa struttura d'eccellenza della nostra realtà cinematografica industriale, che permetterà appunto a all'autore vincente di realizzare questo processo creativo. Per suggellare questo incontro con questa nuova realtà, noi abbiamo in programma un documentario Paradosso Contraddittorio di Pierpaolo Marcelli, che verrà presentato proprio tra pochissimo alle 2 nelle nostre sale al Cinema Massimo. Quindi siamo molto contenti anche di dare visibilità alla parte creativa di questo nuovo partner per i premi collaterali. Il miglior film tra le opere di finzione documentarie delle sezioni competitive e non competitive è assegnato a Italia, il fuoco e la cenere di Céline Gailleur e Olivier Boller. Italia, Francia. Caterina legge la motivazione. Sì, con la seguente motivazione: per l'opera filmica e documentaristica che maggiormente si interroga sull'identità del cinema e dei suoi linguaggi come strumento di analisi del passato, fotografia del presente o suggestione del futuro. Invito i registi a raggiungerci, invito Pierpaolo Marcelli a raggiungerci con questo bellissimo premio che verrà consegnato. Grazie, ecco, grazie a forse la regia, no, qua davanti, scusate, non ve l'abbiamo detto. Io sono felicissimo di questo premio perché lega anche questa opera non solo all'Italia e alla Francia, ma anche al Museo del Cinema di Torino, perché è un film che parla di patrimonio, che considera in maniera molto intelligente e creativo il patrimonio cinematografico e ha utilizzato molto patrimonio proprio del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tra l'altro ricordo che la voce del documentario è Isabella Rossellini, che l'anno scorso ha avuto il nostro premio, che amiamo molto, e per l'edizione francese invece abbiamo Fanny Ardant. Il documentario verrà distribuito dall'Istituto Luce, quindi avrà anche una grande diffusione. Pierpaolo, lascio a te. Grazie.
fra tutte le opere, insomma, pensavamo che questa rappresentasse meglio quello che è stato il nostro percorso, anche come industria tecnica, e da amanti del cinema non potevamo non premiare un'opera che ama così tanto il cinema, la nostra storia, le nostre radici del cinema italiano, e quindi grazie per il lavoro che avete fatto, veramente. Ma grazie tantissimo a Torino Film Festival che ci ha dato questa opportunità bellissima di poter lanciare il nostro film qua, che è anche qualcosa di simbolico per noi, perché è un film che è legato alla memoria, alla nostra memoria, non solo la memoria italiana, ma anche una memoria Europa, e abbiamo voluto fare un viaggio attraverso la storia del cinema, ma anche la storia di un paese, e dunque questo per noi ci dà molto, molto forza per il futuro, e soprattutto per l'uscita in sala di questo film, grazie a Luce Cinecittà che farà l'uscita in sala, dunque veramente, e soprattutto anche al museo, perché tutto è iniziato con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove abbiamo potuto lavorare tante ore davanti a tutte queste immagini bellissime. Grazie mille, veramente siamo molto felici, perché per noi l'Italia è sempre stato un paese di cuore, e ci siamo trovati benissimi a fare questo film, incontrare tante persone che ci hanno fatto conoscere questo cinema, aiutato con generosità bellissima, e sicuramente la coproduzione con l'Italia era per questo film la cosa essenziale, dunque ringraziamo il nostro coproduttore Articolture, Ivan Olgiati e Chiara Galloni, di aver creduto in questo film, e vi ringraziamo veramente tutti. Grazie. Quindi Pierpaolo Marcelli consegna il premio. Grazie mille. Allora passiamo al premio successivo, premio Rai Cinema Channel, il premio per l'acquisizione dei diritti web Free TV per l'Italia di un cortometraggio. Il miglior film viene dalla sezione Torino 39 Corti ed è La notte brucia di Angelica Gallo, con la seguente motivazione. Con uno sguardo reale, diretto e terribilmente vero, una mano registica sicura catapulta lo spettatore nella cruda realtà dei giovani protagonisti, senza risparmiarne la spietata efferatezza delle loro azioni. Una lotta alla sopravvivenza nella quale predomina la violenta fragilità del nostro mondo. E vi prego di accogliere con un applauso la regista del film, Angelica Gallo. Grazie Angelica, siamo felicissimi di averti qua con noi. Il tuo documentario è bellissimo. Ecco, ti lasciamo la parola, i colleghi di Rai Cinema sono con noi, però in questo momento non so se c'è qualcuno di Rai Cinema in sala che si può alzare. Ecco, è perfetto. Buongiorno. Benissimo. Ciao, ecco. Prego Angelica. Grazie tantissimo intanto di stare qui al Torino Film Festival, sono emozionatissima e felicissima. E ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a questo film, che ci hanno creduto, perché non è stato un cortometraggio comodo e facile da fare. Quindi ringrazio Guendalina Folador, che è stata la produttrice, Nicolò Galbiati, lo sceneggiatore, Massimo Darè, il montatore, tutti i tre ragazzi, Eugenio De Idda, Lorenzo Di Giulio, Valerio Bracale. E niente, sono felicissima, grazie mille. Benissimo, grazie. Ecco, scusandomi con i colleghi di Rai Cinema, la prego di presentarsi e di dire due parole sulla formulazione del premio. Sono Manuela Rima, ovviamente sono qui a rappresentare Rai Cinema, siamo molto contenti di questo premio che c'è da 2 anni. La selezione era molto interessante, varia, ovviamente spazia tra corti italiani e internazionali. L'anno scorso l'avevamo dato un internazionale, quest'anno ci è piaciuto molto il tuo corto. Complimenti, perché è un film che tocca moltissimo e non fa sconti, quindi molto bello. Complimenti, e lo vedrete poi sui canali di Rai Cinema, su Rai Cinema Channel, su Rai Play, insomma, sicuramente l'anno prossimo, dopo che finirà un percorso festivaliero, mi auguro
sfavillante. Grazie mille, grazie. E mentre applaudiamo ancora Angelica Gallo, passiamo al premio Achille Valdata, un premio a cui siamo molto legati, storico del festival, rappresenta in qualche modo la città. La giuria dei lettori di Torino 7, formata da Elena Merlo, Alessandro Mancin, Gabriele Umidon, Patrizia Silvestri e Eleonora Cairo, assegna il premio Achille Valdata per La Traversée di Florence Miaille. Con la seguente motivazione: per aver trattato una storia importante con un linguaggio accessibile a tutti attraverso un'audace stilizzazione delle immagini. E in sala a rappresentare la giuria Elena Merlo, e la ringrazio, la prego di alzarsi, grazie, la ringrazio a nome di tutti, siamo molto contenti, è un film che noi abbiamo amato moltissimo per la possibilità appunto di trattare in modo molto originale dei temi cruciali della nostra società. Passiamo al premio Avanti. La giuria del premio Avanti, agenzia di valorizzazione autori nuovi tutti internazionali, e lo scioglimento dell'acronimo, formata da Andrea Zanoli, Giorgia Goi e Alessandro Uccelli, assegna il premio Avanti per miglior film e il pianeta di Amalia Ullman. Con la seguente motivazione: per la stralunata razionalità, per la capacità di guardare con leggerezza alle derive carsiche del capitalismo odierno, nutrendosi della linfa del miglior cinema indipendente statunitense e degli stimoli ipermediali dell'immaginario contemporaneo. E abbiamo qua con noi l'attrice straordinaria del film. Grazie per essere qua, grazie. Siamo felicissimi, le lasciamo brevemente la parola per un commento. Bueno, estoy muy feliz, estoy muy agradecida al Festival de Torino que hayan elegido para que se proyecte aquí el planeta, que es ópera prima de Amalia Ullman. Y desde mi humilde opinión, mis humildes palabras, quiero decir a todos los jóvenes que no cesen en su empeño cuando quieren hacer algo, que no dejen que les coarten la libertad y que sigan adelante con sus proyectos y que crean en ellos mismos. Grazie, sono veramente felice, sono molto commossa e ringrazio il Festival, soprattutto per il Festival, per aver dato la possibilità a questo film di essere proiettato in questa sede. E cosa posso dire? Questo film è il primo, è l'opera prima di Amalia Ullman, è una ragazza giovane e questo mi porta a dire forse due parole brevissime. Nel mio umile punto di vista, un umile parere, devo dire che vorrei che tutti i giovani potessero portare avanti i propri progetti. Quello che vorrei dire ai giovani, fate come ha fatto Amalia, nonostante le difficoltà non cedete alle difficoltà stesse, andate avanti, se avete dei sogni, dei progetti, portateli avanti perché ne vale la pena e dovete credere fermamente in voi stessi. Grazie mille, grazie. Grazie. Passiamo al premio successivo, gli occhiali di Gandhi. La giuria dell'undicesima edizione del premio Gli occhiali di Gandhi, composta da studenti e studentesse del Convitto Nazionale Umberto I di Torino, assegna il premio Gli occhiali di Gandhi a Little Palestine di Abdallah Al-Khatib, con la seguente motivazione. Noi potremmo anche morire di fame, ma voi morite di indigestione e servilismo. Basta questa frase per motivare il premio a un film che ha il coraggio di mostrare come la storia non si ripresenti come farsa ma come orrore, di fronte all'indifferenza del mondo occidentale. Il suo sguardo interno, coinvolto, compone un mosaico di disperazione a cui è impossibile voltare le spalle. Un applauso per Little Palestine e c'è anche una menzione speciale per il film The First 20, i primi 54 anni di Avi Mograbi, che è stato anche protagonista di una splendida masterclass curata da Davide Oberto, con la seguente motivazione. Adottando uno sguardo esterno, speculare e complementare a quello interno di Little Palestine, ha descritto il conflitto israelo-palestinese con ironia e acutezza analitica, svelando le responsabilità israeliane nell'occupazione colonialista.
Benissimo, un applauso per questi due premi. Oggi al Sereno Regis ci sarà anche una cerimonia ulteriore per valorizzare questi due premi. E passiamo al premio Interfedi. La giuria Interfedi, promossa dalla Chiesa Valdese e dalla Comunità Ebraica di Torino, con il patrocinio del Comitato Interfedi della Città di Torino, è composta da Irene Paloma Iona, Comunità Ebraica, Walter Nuzzo, Comitato Interfedi, e Samuele Sbaffi, Chiesa Valdese, attribuisce la nona edizione del premio per il rispetto delle minoranze e per la laicità al film Lingui di Mahmoud Saleh Haroun, regista tra l'altro protagonista di incontri magnifici qua a Torino, è stato qua con noi, con la seguente motivazione. Per essere mirabilmente riuscito a rappresentare la realtà delle donne nel contesto sociale di un paese centroafricano, ponendo in particolare l'attenzione sui temi dell'aborto, della violenza e della libertà di decisione sul proprio corpo, dell'intolleranza e dell'estremismo religioso, contrapposti al positivo ruolo della protagonista nella creazione di legami comunitari. Passiamo al premio Scuola Holden. La giuria, composta dagli allievi e dalle allieve del College Drama, che invito ad avvicinarsi al palco, coordinati dallo sceneggiatore Aaron Ariotti, assegna il premio Miglior Sceneggiatura al film Une jeune fille qui va bien di Sandrine Kiberlain. Con la seguente motivazione. Perché affronta un tema della lunga tradizione letteraria e cinematografica in maniera sorprendente, raccontando il dramma di un destino tragico attraverso lo sguardo luminoso di una ragazza che non perde mai la sua gioia di vivere. Io vi ringrazio per essere qua, rinnoviamo il nostro impegno per collaborare successivamente, ma passerei subito al premio successivo, che state qua perché arrivano altri studenti, è il premio DAMS, la giuria degli studenti del corso di laurea in DAMS, composta da Claudio Quinto, Matteo Masi, Nicole Iacollè, avvicinatevi, assegnano il premio. Questo è un premio speciale che è iniziato nel 2019, questa è la seconda edizione, per il miglior casting director. Tra l'altro c'è stata una masterclass con Dario Ceruti e Maria Paola Pierini, quindi è un premio per chi ha scelto gli attori, il casting director. Il film che hanno segnalato è il film Clara Sola di Natalia Alvarez Mesen, anche lei presente qua a Torino, sì, non solo per presentare il suo film, ma per sviluppare il nuovo progetto, e l'attrice premiata è Kimberly Picado, la protagonista del film, con la seguente motivazione. Per aver saputo comporre un cast equilibrato di attori esordienti, dove emerge la presenza scenica della protagonista, capace di raccontare il misticismo e l'oppressione della sessualità attraverso il proprio volto e il linguaggio del corpo. Ecco, vi prego di mostrare i due premi, li accomuniamo e grazie mille, ci fa molto piacere di questa presenza del mondo universitario che si è anche strutturato in diversi modi, grazie ai servizi didattici del Museo Nazionale del Cinema. Grazie, vi prego di accomodarvi e passiamo all'ultimo premio collaterale che è il premio Piemonte Factory. La giuria del progetto, di cui sapete molto perché appunto ci sono state le presentazioni, abbiamo anche valorizzato molto questo progetto nel programma che è sostenuto da tanti enti. Allora, la giuria assegna il premio Piemonte Factory a Estate in città di Lorenzo Radin e Samuele Zucchè, con la seguente motivazione. Allora, di fronte alla varietà di stili e tematiche dei film in concorso, la giuria ha deciso di scegliere come criterio di giudizio la coerenza dello sviluppo delle opere rispetto alle premesse e alle intenzioni, nonché l'aggettivo risultato artistico e comunicativo. In questo senso abbiamo deciso di premiare Estate in città per la sua descrizione realistica e insieme visionaria della condizione delle vite giovanili in periferia. Un applauso per Estate in città di Lorenzo Radin e Samuele Zucchè. Anche qua c'è una menzione speciale. La menzione speciale va a I parchi di Flavio Mastrillo, con la seguente motivazione. Perché con tutt'altra intenzione riesce a costruire un suo mondo espressivo e narrativo di grande efficacia, rendendo la scarsezza di mezzi una forza invece che un limite. Un applauso.
Ecco, sicuramente tra le tante dimenticanze, e ne recupero subito una, non ho citato la presenza di Alessandro Uccelli per il premio Avanti, che ringrazio per il suo lavoro, ma ci sono tante persone che non sono qua e che hanno collaborato a questi premi, ma come è stato già detto, appunto, siamo molto contenti di poter accogliere queste visioni diverse. Completano enormemente la nostra possibilità di valorizzare i film attraverso le giurie, che, di cui stasera scopriremo il verdetto e l'opinione. Quindi diciamo sui premi collaterali, su qualsiasi argomento, adesso diamo spazio alle domande, sì, se ce ne sono. Delle domande. Qui in prima fila, grazie. Buongiorno, Ghironi, CineDams. Volevo chiederle... A te va un ringraziamento speciale, perché erano sempre in sala durante le conferenze. Scusate se mi permetto, però... A fare domande, hanno seguito proprio dall'inizio alla fine, quindi grazie. No, ringraziamo noi per il programma fitto. E a proposito, mi è capitato negli scorsi giorni di leggere un articolo di un quotidiano nazionale in cui si criticava un po' questo programma molto fitto con tanti film, tante sezioni. Non le chiedo in realtà di commentare questo, le chiedo però se proprio questo commento e questa risposta sia diciamo il risultato che voleva raggiungere, cioè nel senso, dal punto di vista dell'appassionato, si ringrazia per questo programma molto vasto con tante sezioni che mettono davvero i film al primo posto e permettono una vetrina importante, quello che lei ha presentato. Volevo chiedere se era questa la reazione che si aspettava di ottenere e se il risultato è raggiunto e se ripartirà da questo punto anche per la prossima edizione. Grazie. Ma noi abbiamo ritrovato nelle singole sezioni, perché ogni sezione è uno scrigno a sé, potremmo dire, perché ha uno suo equilibrio. Addirittura nelle stanze di Roll c'è un film d'apertura, un film di chiusura, quello che vedremo oggi. Ogni sezione rappresenta un mondo di visione e mi è piaciuto sempre definire il festival come un festival polifonico in cui le voci ci sono tutte, sono anche molto diverse tra di loro, ma sono ben valorizzate da una squadra che sa orchestrare, nonostante le difficoltà, questo programma. E quindi, come ho già detto in apertura, abbiamo riscontrato una grandissima produzione che necessitava di una visibilità intelligente, quella che noi sappiamo offrire, cioè vedere i film, amarli e comprenderli nelle loro valenze artistiche e anche produttive, usiamo anche proprio la parola commerciale, nel senso che senza l'aspetto industry i film non esisterebbero, e quindi questa pluralità di voci contraddistinta dalla qualità dell'innovazione è qualcosa che abbiamo voluto fortemente e che speriamo di poter continuare, stiamo ipotizzando di continuare proprio a focalizzare bene, sempre insistendo sulla definizione editoriale delle varie sezioni. Noi possiamo immaginare anche un festival in cui una persona viene solo a vedere le stanze di Roll, per dire una sezione tra le tante, perché sappiamo che, infatti la sezione è andata molto bene e probabilmente può essere una chiave di lettura utile per chi è appassionato delle opere di genere, del cinema fantastico. Poi c'è il documentario militante, che è molto rappresentato sia nella parte competitiva ma anche nella parte fuori concorso, e anche lì quello che noi speriamo sempre di più è che la fisionomia editoriale delle sezioni sia sempre più chiara, in modo tale da guidare il pubblico sempre di più, e siamo molto contenti della possibilità per tante opere, ad esempio, di essere, alcune sono in sala già adesso, e il fatto di Torino è un volano importante per un momento molto difficile per le sale, che continua a perdurare. Quindi siamo soddisfatti di questo risultato e perseguiremo le linee editoriali, consapevoli della necessità di avere le risorse giuste, non solo economiche, ma proprio risorse intellettuali per valorizzare tutte le opere. C'è un'altra domanda? Prego. Buongiorno, Niccolò Bottigliero, sempre CineDams. Quest'anno le proiezioni ufficiali dei film in concorso erano precedute dai cortometraggi in concorso.
È una scelta che sicuramente dà spazio alla forma del cortometraggio, che la merita tutta, e si è notata a volte una particolare sintonia tra i corti e i film, quasi erano proprio delle accoppiate a volte veramente felici. Volevo chiedere se questa scelta di accoppiare corti a lunghi precedeva la selezione, oppure se la sintonia che veniva a crearsi è un qualcosa che avete notato, se sia a quale altezza temporale, se volete mantenere questa formula in futuro, e volevo anche chiedere se però in qualche modo l'idea dell'abbinamento ha in qualche modo limitato il lavoro di selezione, o se comunque ha creato, diciamo, una forma un po' più stringente. Grazie. Per la domanda, perché dal primo momento in cui ho avuto il grande onore di essere incaricato dal Museo del Cinema di curare il programma del Torino Film Festival, è stata una delle prime cose che ho sentito urgenti, perché secondo me è una delle cose che io ho scoperto nel Festival Cinema Giovani, quando i corti erano abbinati ai lunghi, li valorizzava tantissimo, e l'idea di avere dei piccoli film che però hanno tutte le caratteristiche della filiera produttiva anche, no? Perché sono tutti documentari, sono tutti cortometraggi, come avrete visto, molto forti dal punto di vista della produzione, cioè forti nel senso che tutte le maestranze sono presenti, c'è una forte presenza anche della parte narrativa, sono dei piccoli lungometraggi, consapevole che ci sono anche degli altri tipi di cortometraggi che sono altrettanto interessanti, però noi abbiamo cercato dei cortometraggi che preludono al lungometraggio. Sono molto contento della reazione, sicuramente lo rifaremo, e però sarò sincero, gli accostamenti sono venuti dopo, cioè noi siamo andati, i gruppi di lavoro erano diversi, quindi il gruppo di lavoro del lungometraggio ha chiuso i lungometraggi, e il gruppo, la persona che si occupa dei cortometraggi ha chiuso i cortometraggi, e poi gli accostamenti sono venuti naturalmente, sono effettivamente molto efficaci in alcuni casi, e in questo eravamo un po' preoccupati di unire a questo anche la pillola del Luce, perché il concorso era Luce sul Piemonte, cortometraggio, lungometraggio. Devo dire che in ufficio ogni tanto mi guardavano e mi dicevano: ma non è che c'è troppa roba? E invece, visto che le pillole comunque durano circa 60 secondi, 90 secondi, è stato anche quello un elemento di arricchimento. Non si va più in sala per un film, ma si va per una, come quasi una performance, l'ho vista, no? Cioè vedo il Luce, poi vedo il corto, poi vedo il lungo. Spesso, per fortuna, il Covid ci ha ostacolato in questo, però la maggior parte dei registi dei lungometraggi erano presenti, quindi c'era anche il Q&A. Ecco, quello io lo vedo quasi come uno spettacolo che abbiamo messo in scena, perché c'erano tutti gli elementi per interessare non solo gli appassionati di cinema, che già seguono quelle cose, ma anche chi si trovava in sala per la prima volta e diceva: ah, questo è la cultura cinematografica che si può creare attorno delle opere. Grazie. Se non ci sono altre domande, sì, ce n'è una qui in seconda fila. Grazie. Io volevo chiedere invece com'è andata la gestione informatica della biglietteria, perché so che ci sono stati dei disguidi all'inizio, chiaramente anche le persone hanno bisogno di abituarsi. E chiedo se per il prossimo anno avete già immaginato se reintrodurre magari una biglietteria fisica, naturalmente dipenderà anche dalla situazione generale, abbonamenti, formule di questo genere, e insomma se ci sarà qualche cambiamento da questo punto di vista. Grazie. Allora, rispondo innanzitutto sulla smaterializzazione, un concetto che abbiamo sviluppato molto anche in linea con quello che chiedono da più parti le forze politiche che si occupano di sostenibilità. L'idea è di andare sempre di più verso la smaterializzazione, di usare sempre di più gli strumenti digitali, e continueremo a farlo. L'impostazione commerciale dell'offerta, quindi, che sono due argomenti separati, cioè il discorso abbonamenti non ha nulla a che fare col discorso della smaterializzazione, su questo sicuramente calibreremo l'offerta commerciale sulla situazione di novembre 2022, nel senso che quello che è stato scelto per quest'anno è una situazione di offerta commerciale non ideale, dettata però dalla situazione del Covid. Diciamo, l'elemento principale era quello di evitare gli assembramenti, evitare anche una criticità che si sarebbe potuta creare, quindi diciamo continueremo sulla smaterializzazione, sulla digitalizzazione, lavoreremo in maniera
funzionale al momento sull'offerta commerciale e sicuramente, sperando in un autunno libero dai problemi del Covid, saremo, come il Festival ha sempre fatto e come il Museo ha sempre fatto, molto attenti al rapporto con il pubblico e non solo, anche con i giornalisti. Anche i giornalisti hanno avuto delle limitazioni dovute al Covid sotto tanti punti di vista che è inutile elencare qua, perché la situazione è ancora non facile. Altre domande? Ce n'è una qui. Grazie, Livio Cavalieri, Taxi Drivers. Dicevate prima, avete cominciato a discutere dell'anno prossimo. Una piccola anticipazione, per esempio, rispetto a questa linea editoriale. C'è qualcosa che vorreste includere, che immaginate già di includere l'anno prossimo? Un genere, una categoria? Grazie. Dunque, allora, la riflessione, cioè il lavoro sulla prossima edizione, innanzitutto, e non l'abbiamo ancora detto, i dati, diciamo proprio tecnici, e li daremo all'inizio della prossima settimana a proiezioni concluse e con tutta la situazione complessa analizzata in maniera corretta. Sulla prossima edizione, sulla linea editoriale, sicuramente non ci saranno dei cambiamenti radicali, sicuramente faremo anche un bilancio di tutto quello che è successo dal punto di vista del rapporto col pubblico, ma sicuramente, ed è stato già detto stamattina alle 10:30 per la conferenza di Torino Film Industry, il rapporto strettissimo con Torino Film Industry, Film Commission Torino Piemonte, Torino Film Lab, Short Film Market, quella possiamo tranquillamente dire che, essendo stata un'edizione di Industry estremamente ricca e innovativa, proprio per le relazioni che abbiamo saputo creare, questa è la cosa da cui ripartiremo per rendere la città di Torino sempre di più un faro per il cinema indipendente e per il cinema d'autore che necessita di promozione. Allora, sì, aggiungo soltanto, rispetto a quanto ha già detto in maniera piuttosto esaustiva Stefano, i dati vediamo di riuscire a farveli avere magari già per giovedì, diciamo l'8 è festa e quindi lasciamo passare la giornata di festa. Per quanto riguarda invece il problema delle biglietterie eccetera, voi dovete immaginare che quando abbiamo iniziato a pensare al festival i cinema erano chiusi, la Mole era chiusa e quindi febbraio, marzo l'abbiamo attraversati con un certo clima, cercando di capire anche che tipo di edizione fare. Poi pian piano abbiamo iniziato a riaprire. Il Festival di Venezia ci aveva illuso a un certo punto quasi che si tornasse un po' più alla normalità, mentre invece anche il Festival di Venezia, come avete visto, aveva comunque già loro, avevano eliminato le biglietterie, era tutto automatizzato e c'era appunto la capienza delle sale ridotte. Capienza che poi è aumentata per il TFF, di cui siamo molto contenti. Sicuramente il sistema messo in piedi, andiamo sempre più verso la sostenibilità naturalmente ambientale, sempre più green, evitando queste decine di migliaia di pezzetti di carta e di biglietti che svolazzano, che poi inquinano, quindi stiamo andando veramente nella direzione della smaterializzazione più possibile di tutte, proprio della biglietteria. È chiaro che il sistema, sappiamo che come tutti i sistemi l'avevamo già attuato, per esempio per l'Overs ed è andato tutto abbastanza bene. È chiaro che l'Overs è un festival un po' più piccolo, con meno spettatori. Per TFF naturalmente, che è più grande, con tanti spettatori, tanti spettacoli diversi, abbiamo cercato di semplificarlo il più possibile, però è chiaro che comunque, se ci sono state delle criticità che abbiamo comunque rilevato, vediamo il prossimo anno, insomma, in modo tale che non ci siano. Però mi sembra abbastanza chiaro che la strada mi pare che sia quella, cioè io eviterei di tornare indietro. Oramai siamo abituati a comprare tutto col telefonino, compriamo, non so, non voglio dire automobili, case, però abiti, libri, dischi, tutto. Secondo me dobbiamo proseguire su quella strada e credo che il TFF da questo punto di vista possa essere davvero anche importante. Lo stanno già facendo anche col Museo del Cinema, col Cinema Massimo,
e con gli altri festival. Anche al Cinema Massimo sarà così tutto l'anno, dico, lontano dai festival, qual è l'obiettivo? Dunque, il grosso problema che noi, problema, diciamo così, tutto dipende da che cosa accade nel mondo, nel senso è chiaro che c'è un clima abbastanza preoccupante per quanto riguarda naturalmente la pandemia, che sembra che a un certo punto finisca, poi dopo invece ci sono i casi in aumento. La nostra intenzione era quella anche di far andare le persone al cinema in sicurezza e quindi cercare di evitare il più possibile le code per andare ad acquistare i biglietti, invece naturalmente avendoli tutti sul cellulare uno poteva entrare soltanto con il controllo del Green Pass. È un sistema, diciamo così, per il TFF nuovo, come avete visto l'edizione, le ultime tre edizioni del festival sono state una completamente diversa dall'altra. Diciamo che però questa che siamo abbia fatto quest'anno è la strada verso cui vogliamo andare, quindi cercare di eliminare la biglietteria fisica, di andare sempre più verso la biglietteria online. Spingeremo apposta su questo, abbiamo insistito molto facendo anche moltissima comunicazione e promozione online, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, e quindi andremo in quella direzione. Abbiamo spazio ancora per una domanda. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo concludere. Non so se Stefano vuoi aggiungere qualcosa. Benissimo, possiamo concludere e darci appuntamento questa sera per la cerimonia di premiazione al Cinema Massimo alle ore 20, per sapere, conoscere tutti i vincitori e soprattutto per salutare questa 39esima edizione del Torino Film Festival. Aspetta solo un secondo. Ah sì, esatto, giusto. Le date. Vuoi dirle tu, Domenico? Sì, 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 sì. Sì, noi in realtà stiamo aspettando. Sì, noi aspettiamo, nel senso, come avete visto, quest'anno abbiamo spostato il festival subito dopo le ATP Finals. Riteniamo che tutto sommato questo sia la formula, insomma, per i successivi 5 anni, e anche se in realtà le date ufficiali della ATP Finals non sono ancora comparse, però confidiamo, insomma, che il festival, noi per il momento lo stiamo calibrando dal 26 novembre al 3 dicembre. Quindi sempre la settimana successiva alle ATP Finals. Benissimo, allora direi che possiamo veramente concludere. Appuntamento dunque a questa sera al Cinema Massimo alle ore 20 e grazie davvero per essere stati qui con noi e per aver partecipato a questa 39esima edizione del Torino Film Festival. E allora dico un'ultima parola, ringrazio Caterina e Federico per la gestione insieme a tutto lo staff di queste conferenze stampa, grazie. Grazie a te.